Buongiorno a tutti da parte di Sottosopra, grazie per essere qui stamattina, finalmente in presenza, che è una cosa sempre bella e sempre più rara ultimamente. Diamo il benvenuto a Marco Guzzi che ci parlerà di Apocalisse Rivoluzione, giusto? Giustissimo. E approfitto anche per ricordare l'appuntamento di oggi con Giulio Azzolini che ci parlerà di oligarchia nell'età globale e sarà alle 2:30, alle 14:30. E anche venerdì 3 giugno alle 6:15 presso la Casa della Memoria ci sarà un altro appuntamento con Barbara Stigler e Sara Gandini e parleranno della democrazia in pandemia, quindi sono argomenti abbastanza simili, verosimilmente se vi interessa Marco Guzzi, vi interesseranno anche questi. Cedo la parola a Marco Guzzi e mi aggirerò per la sala se avete qualche domanda, se lei ha qualche problema. Senti. Io ho spinto quello che ho. Se no parlo a voce senza microfoni, tanto ringrazio il progetto Sottosopra perché mi ha invitato a partecipare ad una rassegna di incontri che mi sembrano molto importanti, molto profondi, quindi una riflessione indirizzata complessivamente a cercare di delineare un mondo nuovo, quindi un mondo futuro rinnovato, tema centrale. Io stamattina con voi vorrei provare a mostrare in che senso, secondo me, il possibile, auspicabile e ormai indispensabile rinnovamento del mondo in cui viviamo non possa che manifestarsi e in realtà si stia già manifestando come una rivelazione finale della natura del vecchio mondo. Quindi non possiamo rinnovarlo, questo mondo, innanzitutto se non comprendiamo la rivelazione del vecchio mondo che è in atto, questa rivelazione, e quindi apocalitticamente, lì dove apocalisse vuol dire rivelazione. Quindi non possiamo, secondo me, orientarci verso alcun rinnovamento serio se non entriamo innanzitutto nella luce di una rivelazione della natura del vecchio mondo. E al contempo, d'altra parte, questo rinnovamento richiede una radicale contestazione e trasformazione del vecchio mondo che si sta rivelando per quello che è, come vedremo, e quindi rivoluzionariamente. Ecco il senso di questo titolo, Apocalisse e Rivoluzione. Non sono due cose, come cercheremo di mostrare, oggi separabili. Lì dove l'Apocalisse, cioè la rivelazione della natura del vecchio mondo, nella sua natura ormai palesemente suicida e omicida, la rivelazione di questo, apocalittica, non può che portarci ad un moto di rivolgimento, quindi ad una inedita forma di rivoluzione, che non può che seguire all'apocalisse della natura omicida del vecchio mondo. Quindi apocalisse e rivelazione non sono due concetti, come dire, gratuitamente collegati, ma noi vorremmo provare a vedere, capire, che sono in realtà ormai un unico movimento. Un unico movimento di rinnovamento del mondo. Cioè, come dire, cercheremo di mostrare che oggi, se vogliamo rinnovare il mondo in modo serio, dobbiamo farlo apocalitticamente e rivoluzionariamente, nella loro intrinseca connessione. Dunque, se vogliamo avviare un rinnovamento concreto di questo mondo, dobbiamo comprenderne meglio la natura, cioè dobbiamo comprendere meglio in che cosa consista il sistema di questo mondo, perché spesso si parla, no? Siamo contro il sistema, eccetera, però a mio parere spesso le analisi del sistema, di ciò che il sistema è, sono a mio parere carenti, insufficienti, meglio, inadeguate rispetto al punto cosmico, antropocosmico, planetario che ci troviamo tutti, cari ragazzi, anche ora,
a dovere, direi, sopportare, perché come vedremo non è un punto facile. E a mio parere la comprensione della natura profonda di questo sistema di mondo ci può poi spiegare anche, diciamo, le forme più o meno arbitrarie e violente nelle quali siamo stati costretti a vivere anche la crisi sanitaria di questi due anni. Cioè non capiamo, secondo me, non possiamo capire le derive liberticide, no, violente delle politiche sanitarie di questi ultimi due anni se non comprendiamo meglio da dove veniamo e qual è una tendenza di molto più ampio raggio entro la quale si inseriscono poi queste derive. Le scelte di politica epidemica e direi il clima informativo, che io giudico paranoico, nel senso tecnico, delle idee fisse, la paranoia è una fissazione mentale, quindi il clima paranoico in cui la comunicazione di massa ci ha fatto vivere in questi due anni, che adesso questo clima paranoico si è già trasformato in un'altra paranoia, che è quella bellica, no? Cioè siamo passati da bollettino quotidiano di contagi e decessi al conteggio dei giorni di guerra, no? 89esimo giorno di guerra, 90esimo giorno di guerra, no? È sempre la paranoia. La paranoia è la fissazione mentale. La fissazione mentale è un carattere di una modalità della mente. Quindi una forma della nostra mente, potremmo dire, è per sua natura paranoica. Cioè si fissa. Quella che noi chiamiamo nei nostri gruppi la forma egoico-bellica della mente, quella nella quale purtroppo spesso abitiamo, è paranoica. Lo sappiamo tutti. Si fissa su una cosa e su quella vive, il più delle volte male, perché il più delle volte queste fissazioni mentali sono angosciose. Quindi paure, risentimenti, rabbie, frustrazioni, disperazioni, il più delle volte le forme paranoiche del nostro pensiero, come d'altra parte quelle dell'informazione paranoica, sono di bassissima frequenza, cioè ci tengono nella paura, ci tengono nell'angoscia, ci tengono nell'impotenza, sentimento che si sta divulgando in una maniera estremamente, a mio parere, pericolosa. Quindi comunque tutte queste scelte, queste modalità comunicative, non sono nulla di casuale, ecco, non sono nulla di casuale. Mi meraviglio di coloro che si meravigliano, mi meraviglio di coloro che si sorprendano, per carità, poi la storia, come va sempre a sorprenderci, no? Va sempre oltre le aspettative, però chi ha fatto, diciamo, delle analisi negli ultimi 20, 30, 40 anni, a dir poco, dovrebbe capire, sentire che quello che stiamo vivendo in questi anni non è che l'intensificazione, ecco il concetto, uno scatto di intensificazione, un salto di qualità, ma all'interno di una tendenza generale che c'era già prima e c'è da tempo operante nelle nostre società. Quindi, a mio parere, questo è il primo dato che vorrei appunto offrire nell'interpretazione del presente, è che noi ci troviamo di fronte ad una accelerazione e aggravamento. Quindi questi due caratteri, accelerazione, sentite la velocità? Sentite la velocità dentro la quale ci stanno mettendo? Non ti danno un momento di pace, no? Non c'è possibilità, c'è un'accelerazione vertiginosa. Mo già c'è il vaiolo delle scimmie, che l'OMS ieri ha detto, è la punta di un iceberg, quindi una comunicazione non proprio, però non allarmatevi. Capito? E questo fanno sempre così. E qui si dimostra che è una comunicazione criminale, no? Perché è evidentemente illogico quello che ci dicono, continuamente. Ci dicono A non ha, A non ha. E questo specialmente, diciamo, in questi ultimi due anni. Però
questa cosa non è una cosa nuova, ma è un'accelerazione e un aggravamento di alcuni processi che noi stamattina vorremmo guardare meglio, di alcuni processi che diciamo sono in corso da tempo e i quali forse in questa fase stanno raggiungendo una più piena rivelazione della loro natura, una loro apocalisse, appunto. Cioè, è come se determinati processi che erano in corso, ripeto, da anni, in questi ultimi 2-3 anni si stessero proprio appalesando in una maniera direi sfrontata, apocalittica, ci si stiano rivelando. E siccome noi siamo, come dire, sufficientemente bolliti, no? Secondo il codice della rana bollita, siamo sufficientemente bolliti da accorgercene poco, o perlomeno pochi ancora, anche se a mio parere un moto di consapevolezza sta crescendo in questo tempo insieme all'aggravarsi delle cose. Allora, se le cose sono così, e cioè che noi siamo in una fase di aggravamento, accelerazione di processi già in atto, ok? Come possiamo descrivere in sintesi questa tendenza che si sta accelerando e aggravando? Che tendenza è? Capite? Questo è molto importante da capire. Lo capiremo stamattina, spero, un pochetto di più. Io vi proporrò, in estrema sintesi, come ovvio, due caratteri fondamentali che, a mio parere, connotano questa tendenza che è in corso, in atto da tantissimo, vedremo, e che in questi 2-3 anni si sta appalesando, rivelando apocalitticamente sempre più in velocità e gravità. Primo carattere. Il primo carattere, intendiamoci, cosa intendiamo per carattere? Intendiamo uno scopo intrinseco nella tendenza universale in atto, capite? Cioè questa tendenza universale ha dentro di sé degli scopi, chiaramente non certo detti, noi li dobbiamo estrarre, apocalisse, noi li dobbiamo rivelare, e se li riveliamo, apocalisse, inevitabilmente alimentiamo un moto rivoluzionario inedito, perché se capiamo bene quali sono gli scopi di questa tendenza, come vedremo, è ineluttabile un moto di rivolta. Allora, il primo di questi scopi lo definiamo così: il dissolvimento dell'io umano come principio autocosciente e libero. Quindi, a mio parere, il primo carattere fondamentale della tendenza culturale di questo sistema di mondo è dissolvere la natura libera dell'io umano. Non è una cosa da poco, direte, forse estremizzo? Vediamo se diciamo estremizzo. A me non sembra. A me sembra che se studiamo bene tutti i processi in atto, culturali, digitali, no? Sociali, se li studiamo a fondo, poi ci faremo aiutare da 2-3 citazioni, non troppe, poi sapete che noi abbiamo una collana addirittura fondato per dare, come dire, pezze di appoggio più sostanziali alle nostre tesi. Abbiamo fondato una collana nel 2004 e abbiamo già pubblicato 25 volumi, quindi chi vuole può approfondire. E ci sono 1100 video disponibili su YouTube in cui questi temi, come sapete, vengono approfonditi, a parte naturalmente il lavoro dei nostri gruppi, che qui è ben rappresentato. Anzi, voglio fare una prova. Quanti di voi partecipano ai nostri gruppi? Possono alzare la mano? Anna Marea, ok. Appunto, quindi voi lo sapete che noi nei nostri gruppi poi facciamo, come dire, una pedagogia iniziatica e culturale molto lunga, perché il nostro percorso dura 7 anni e poi si ricomincia da capo, cioè non è che fate 7 anni, poi
noi normalmente viviamo dal primo, io per primo, che me ne sono già fatti 3 volte, quindi, e faccio ogni anno tutti, quindi anche lei, anche mia moglie Corina, se ce li facciamo tutti e ci fa bene, quindi non è una cosa che dice vabbè, mo lo so, no, non lo sai. Più lo fai e più sai socraticamente di non sapere, quindi ricominci. Siamo tutti principianti. Ok, allora, se studiamo bene questi processi, noi ci rendiamo conto che questo sistema tende in ogni modo, tende e tende da decenni, in ogni modo ad affievolire, indebolire e alla fine dissolvere il senso di sé, il senso del sé umano come identità misteriosa e libera e per sua natura inarginabile, incontrollabile, perché assolutamente indisponibile. Questa cosa viene attaccata in tutti i modi e si cerca di, diciamo, ridurre invece, un riduzionismo, si tenta di ridurre il mistero umano, questa identità libera, il sé, ad una banca dati. Quindi ad una aggregazione di dati, big data o little data, come vi pare a voi, che dovrebbero sostituire lo stesso concetto del sé. Cioè, la filosofia operativa che c'è dietro questa tendenza lo dice esplicitamente da decenni. Questo che voi chiamate sé, quello che voi magari ingenuamente ancora credete di essere, voi credete di essere delle identità, voi credete ancora di essere delle persone, degli io liberi, ebbene sappiate, dice questa filosofia, che non è vero. Cioè, non esiste questo sé. Noi siamo semplicemente una serie di dati che, se ben organizzati, se raccolti in numero sufficiente e organizzati dalle intelligenze artificiali secondo degli algoritmi molto sempre più sofisticati, possono essere pilotati. Se siamo una marea di dati, questi dati controllati, organizzati e pilotati possono muoverci, come dicono loro, come una mente alveare. Cioè, noi non siamo che un flusso di informazioni, non so se mi spiego. E qui, cari ragazzi, 3 piccole citazioni per vedere se stiamo esagerando oppure se questa riflessione è in cammino da tempo. La prima citazione è di un filosofo che forse qualcuno di voi conosce, Byung-Chul Han, che è un filosofo coreano, però nazionalizzato in Germania, insegna all'università in Germania ed è oggi uno, diciamo, dei pensatori più tradotti e forse più letti nell'area occidentale. Allora, cosa dice Byung-Chul Han? La mera massa di dati così accumulata non risponde però alla domanda chi sono io? Cioè, tu puoi raccogliere tutti i dati del mondo, tutti i dati biometrici, sapere adesso come va il mio cuore, no? Quali sono gli effetti, diciamo, emotivi dei miei ormoni, questo lo puoi accumulare, puoi sapere quali sono le mie ricerche online e quindi quali sono i miei gusti, che cosa ho comprato, che cosa ho voluto vedere, tutto questo lo puoi accumulare, ma non rispondi alla domanda chi sono io, perché questa è una domanda indisponibile anche per me. Anche il quantified self è una tecnica, dice lui, dadaista, cioè casuale, del sé, che lo svuota completamente di senso. Cioè il sé, il mistero di chi sei tu, è completamente svuotato di senso. Il sé è scomposto in dati fino al vuoto di senso. Il motto del quantified self, cioè il sé quantificato, è self-knowledge through numbers. Conoscenza di sé attraverso i numeri. Ci fate caso di quanto i dati, i numeri abbiano determinato la nostra vita durante l'epidemia, la pandemia? Quante volte abbiamo sentito? Ce lo diranno i dati. Cioè, quante volte le nostre vite, le nostre libertà fondamentali sono state sottoposte ai dati, come se i dati fossero assoluti,
come se i dati fossero oggettivi e come se i dati fossero sufficienti a prendere decisioni morali o politiche. Ma quando mai? Quando mai? E infatti, con i medesimi dati, stati diversi hanno fatto scelte diverse, con dati identici ed esiti diversi che io spero verranno prima o poi analizzati in modo scientifico per trarre le conseguenze politiche e, se è il caso, penali delle scelte che sono state fatte in questi due anni. Per quanto sterminati possano essere, da dati e numeri non si ricava alcuna conoscenza di sé. Pensate a dire questo quanto è rivoluzionario oggi. Chi lo dice chiaramente? I numeri non raccontano nulla del sé. Contare non è raccontare. Il sé, invece, deriva da un racconto. Ecco, qui siamo, no? Nella sede della psicoanalisi, in questa sala si chiama Freud, e beh, che ci ha insegnato la psicoanalisi, che la ricerca dell'identità si fa raccontandoci. Tu vai da un terapeuta e racconti, incominci a raccontare, tanta gente viene da me e incomincia a raccontarmi, normalmente una storia tragica, una storia di dolore, una storia di ferite. Così andiamo poi a cercare chi siamo. Non è che vieni da me e mi porti le analisi delle urine, che sono importanti, io non è che dico che non sono importanti, ma non sono determinanti per la ricerca di sé, che è qualcosa che a noi umani interessa molto. Quindi non il contare, ma il raccontare conduce alla scoperta e alla conoscenza di sé. Ok? Susanna Zuboff, che ha scritto un libro che secondo me resta capitale nell'analisi di questo riduzionismo dell'io se a nulla, perché la riduzione a dati vuol dire a nulla, cioè il sé è ridotto a nulla, il sé è svuotato di senso, il sé è messo tra parentesi, scrive nel suo libro: il mercato, perché poi lo scopo di tutto questo, almeno lo scopo finora, ci torneremo, quindi lo scopo finora della, diciamo, gestione dell'umanità in forma dataista è il pilotare, anzi ancor più, diciamo, orientare decisamente le scelte di marketing. Ma non è affatto detto che sia questa l'unica modalità di condizionamento e nemmeno forse l'ultima finalità. Forse c'è una finalità ancora più radicale nel condizionamento dataista. Il mercato ci riduce al nostro comportamento, perché i dati che cosa fanno? Numerizzano tutti i tuoi comportamenti, li trasformano in numeri. Una scelta, una visita su YouTube, poi ci sono ormai delle tecniche molto sofisticate nelle quali io oggi non posso entrare, ma voi non avete idea, non so se ce l'avete, dove siamo arrivati nella raccolta dati. Cioè, siamo arrivati a livelli veramente preoccupanti, cioè loro sono in grado di raccogliere dati sulla base delle inflessioni della voce, dei messaggi vocali che voi mandate a mamma. Anche quelli sono raccolti. Sono in grado di tradurre in dati numerici, cioè informazioni sul comportamento, le espressioni facciali che fate quando guardate un video. Cioè, è una cosa inaudita dove sono arrivati. Analizzano ormai non quello che diciamo, ma come lo diciamo. Loro lo dicono, è molto più interessante come lo dici, dove metti un accento vocale, dove metti una virgola. Tutto è tradotto in numeri, dati che vengono computerizzati e venduti.
Quindi il mercato ci riduce al nostro comportamento, ci trasforma in un'altra merce fittizia impacchettata perché altri possano consumarla. Nei principi sociali della società strumentalizzata, questa è la società, stiamo parlando della prima caratteristica di questo sistema, il dissolvimento dell'io come spirito libero. Quindi questa è una società che strumentalizza l'umano, lo riduce a strumento, a merce. Ecco perché elimina l'io, perché l'io non lo puoi mai strumentalizzare, non lo puoi mai rendere oggetto, perché l'io è il soggetto per sua natura. Nei principi sociali della società strumentalizzata che i giovani stanno già vivendo, possiamo vedere con chiarezza ancora maggiore come questo nuovo capitalismo voglia reinventare la nostra natura per i propri scopi. Chiaro? Cosa vuol dire dissolvimento dell'io? Ricostruzione di una natura umana non più libera, una natura umana ridotta a dati merce. Saremo monitorati e telestimolati. Noi siamo telestimolati di continuo, che ormai manco ci facciamo caso. Come i branchi e gli stormi di McKay, come gli uccelli, come i castori e le api di Pentland e come le macchine di Nadella, dobbiamo vivere nell'alveare. Flussi, flussi emotivi pilotati. Paura. Paura, crei un clima di paura. Ecco l'informazione. Bombardare, 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 notte e giorno, 24 ore su 24. Ripetere, ripetere sempre lo stesso messaggio. La manipolazione è fondata sul ripetere. Ripetere, 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 dalla mattina alla sera, ripetere. Questo crea un'onda emotiva. L'onda emotiva diventa una mente alveare e tutti fanno quello che devono fare. Per il loro bene, naturalmente, che avevate capito, per il vostro bene, per il nostro bene. L'importante è che però facciate tutto senza farvi domande, perché tanto non c'è il sé, non c'è lo spirito libero che pensa, ragiona e vuole. Quindi tanto vale che siccome ci muoviamo tutti sotto condizionamento, dice Pentland, questi teorici dicono questo, siccome noi non siamo altro che un comportamento determinato, allora tanto vale che vi determiniamo per il vostro bene. Cioè, queste sono le teorie, eh? Cioè, ma guardate che andate a sentire certe cose, no, di certi nostri ministri in questa chiave. E come sempre il diavolo ha le sue ragioni. È bravo, cioè lo fa per il tuo bene, ti convince piano piano che è meglio così per te. Cioè, per esempio, adesso si vuole andare nella direzione, diciamo, delle macchine, delle automobili autoguidate, no? In cui non c'è più il pilota umano, ma c'è appunto un sistema telematico urbano totale di informazioni che pilota la macchina. E loro ti dicono, ma così ci saranno molti meno incidenti. Quanti incidenti facciamo? Tanti. Tu sbagli, guidi male, ti distrai. L'intelligenza artificiale che controllerà tutta la città, come già fa, ti evieterà una marea di morti. Il che è anche vero. Non è che è tutto falso, il problema è capire dove ci vogliono portare e opporre ad un progetto di umanità che è questo, distruzione dell'io umano, un altro che possa anche utilizzare le tecnologie, perché noi non siamo contro le tecnologie, l'importante è capire bene qual è il progetto che le animi. Ok? Dobbiamo vivere nell'alveare. La vita è una sfida spesso dolorosa, come può testimoniare ogni adolescente, ma l'alveare che ci aspetta non è naturale. L'hanno fatto gli uomini, l'ha fatto il capitalismo della sorveglianza per i suoi precisi scopi, che noi dobbiamo, come dire,
smascherare, contestare, rovesciare e cambiare rivoluzione. Ma qui stiamo ancora, cari ragazzi, al primo punto, giusto? Nel primo carattere della tendenza dominante di questo sistema, ok? Dissolvere l'io umano come principio autocosciente e libero. Ecco perché, capite, dobbiamo capire la tendenza per poi capire pure gli ultimi due anni. Il Green Pass non è comprensibile se non capisci questa tendenza di medio-lungo termine. Cioè, le vaccinazioni imposte militarmente, spersonalizzando del tutto l'azione sanitaria, perché io non è che sono contro i vaccini, non è compito mio, però io sono contro, assolutamente contrario alla riduzione di un'operazione sanitaria, la scelta di un vaccino, se è tale poi, comunque di un farmaco, impostami, distruggendo radicalmente quello che da decenni noi stiamo cercando di invece recuperare, cioè il rapporto medico-paziente. Cioè io vado dal mio medico e il mio medico mi dice, beh, io non posso fare niente. Ma dico, come? Io ho fatto perché mi hanno costretto a una vaccinazione avendo avuto il Covid e non volendola fare, ma non potevo vivere altrimenti, e ci ho avuto 4 settimane di disturbi cardiaci, cacchio, che non ho mai avuto in vita mia. Pressione alta, vertigini, cose che non ho mai avuto in vita mia. 4 settimane. Io ci ho avuto il Covid Delta, il peggiore, ma sono risolto in una settimana, con un po' di febbre, sì, sgradevole. Però dico, vado dal mio medico e gli dico, ma mo me devo rifare il booster? C'ho paura, no? C'ho paura, sto così bene, no? Mi sono ripreso pure dal vaccino, ho recuperato le mie forze, c'ho di nuovo il mio battito, io sono bradicardico, faccio nuoto da 27 anni, c'ho la pressione come un bambino, e mi sono trovato per 4 settimane in condizioni che pensavo che venisse un infarto, lo pensavo, stavo muoio. E ora me ne devo fare un altro? Perché sennò non posso fare questo, non posso fare quello, non posso fare quello? Non posso fare niente. Non conta niente. Ma il rapporto medico-paziente. Abbiamo capito, cioè, ci sono studi ormai da 20 anni, da 30 anni, che ci dicono che se io, paziente, non ho fiducia nel farmaco, quello può nuocermi addirittura, l'effetto placebo e l'effetto nocebo. E voi costringete milioni di persone sotto ricatto a fare una cosa di cui non siamo nemmeno sicuri. Allora, capite la direzione? La direzione è la spersonalizzazione, è convincerti che tu non sei un io libero. Devi accettare la mente alveare, ficcati dentro l'alveare, vai col branco, vai con lo stormo. Che vuoi, andare fuori? Vuoi andare fuori? Sa che non stai bene. Sa che hai dei problemi mentali, perché poi subito, no? Chi va fuori dal branco non è che c'ha semplicemente forse un'altra idea, ma è matto. E se è matto va curato. E guardate che la direzione è facile, Cioè noi siamo già in un ambito di TSO, siamo già. Quindi, ecco perché se non capiamo la direzione non capiamo nemmeno questi due anni, l'uso ricattatorio, la radicale spersonalizzazione delle cure e così via. Ecco l'apocalitticità, cioè questi fenomeni ci hanno toccato forse per la prima volta così direttamente, fisicamente, uno per uno. Quindi abbiamo potuto constatare in modo apocalittico, rivelativo, perché ci hanno toccati direttamente, questa tendenza disumanizzante che era operante però già da tempo, da molto tempo, ma qui poi ne parleremo nella seconda parte. Capite? E qui, anche qui, una breve citazione di un altro libro di Byung-Chul Han può essere, diciamo, istruttiva nella sua sinteticità. La società dominata dall'isteria della sopravvivenza
era quella in cui siamo stati immersi, no? L'isteria della sopravvivenza. È una società di non morti. Siamo troppo vivi per morire e troppo morti per vivere. Cioè, come dire, per troppa paura di morire accettiamo di non vivere. Nella preoccupazione esclusivamente rivolta alla sopravvivenza, noi siamo molto simili al virus. Cioè, stiamo diventando virus. Capite bene? Eliminazione dell'io. Cioè, se siamo una mente alveare, siamo insetti, forse virus, ancora più prossimi ai virus, no? Questa creatura non morta che si limita a moltiplicarsi, quindi a sopravvivere senza vivere. Bene, siete contenti? No. E invece dovete esserlo, mo me tolgo pure la giacca. Dovete essere contenti, perché? Perché stiamo dentro una luce apocalittica. Cioè stiamo portando luce, illuminando la situazione. L'illuminazione apocalittica è il presupposto del cambiamento. Se non capiamo bene fino in fondo, se non portiamo luce apocalittica fino in fondo sulla situazione, non avremo l'energia della rivolta, l'energia sufficiente alla rivolta, la creatività di una rivolta inedita. Vedremo anche in che senso inedita. Ma andiamo rapidi perché io vedo che ho già fatto una mezz'oretta. Vabbè, lei mi ha dato un'ora e mezza. Io un'ora e mezza indicativa. Indicativa, lei è molto, diciamo, flessibile. Non la pensa come pensa, non vuole che io, diciamo, sia dentro una mente alveare, ci tiene anche alla mia libertà spirituale e quindi anche alla vostra. Seconda tendenza, la prima l'abbiamo capita, no? Dissolvimento progressiva del soggetto umano come coscienza libera. Seconda, distruzione progressiva del progetto democratico. Come aspirazione a creare relazioni sempre più giuste e pacifiche tra persone libere. Il progetto democratico è incompatibile con questa tendenza. Ora vedremo anche perché. Ma è incompatibile, prima di tutto, perché il progetto democratico, diciamo, autentico, nella sua, diciamo, radicalità, anche costituzionale, anche della Costituzione italiana, dove all'articolo 3,2, come sapete, si dice che lo scopo fondamentale della Repubblica, cioè del nostro stare insieme, è il pieno sviluppo integrale della persona umana. Quindi si ritiene che esista una persona umana, cioè un io spirituale, perché persona umana non vuol dire nulla di chiaro. È il derivato di una tradizione cristiana che viene inserita nella Costituzione con un'attenta, diciamo, e dialogata riflessione tra la componente cristiana, la componente socialista, laica, dei costituenti. Delio Basso e al contempo La Pira, per capirci, e Dossetti, per capirci. Così nasce l'idea dell'articolo 3. Quindi noi costituzionalmente invece riteniamo che esista una persona e la libertà e la democraticità, cioè la partecipazione democratica, si basano sul fatto che noi siamo persone libere. Se noi non siamo persone libere, ma siamo stormi o virus, è chiaro che la democrazia perde il suo fondamento. Perché la democrazia è fondata su una filosofia che è quella del soggetto umano libero, che naturalmente va liberato, cioè non è che noi non sappiamo che ci sono, infatti l'articolo 3 al comma 2 dice che dobbiamo eliminare tutti gli ostacoli culturali e sociali per la piena realizzazione della persona, perché gli ostacoli ci sono, ok, no, in questo secondo, diciamo, obiettivo dominante di questo sistema di mondo, la democrazia va progressivamente svuotata e possibilmente annientata, perlomeno sostanzialmente annientata. Poi possono rimanere anche, come dire, le forme estrinseche, come oggi.
E anche qui vediamo due citazioni che mi sembrano istruttive. Questa è sempre la Zuboff, dice: secondo Pentland è uno dei più grandi teorici e pratici di questa linea neocomportamentista. È un genio, Pentland, è uno che ha lavorato e lavora nei grandi mondi dell'intelligenza artificiale, da Google all'ONU, capite? Pensiamo ad altissimi livelli mondiali. Secondo Pentland, vecchie categorie sociali come status, classe, istruzione, sono vecchie, etnia, genere ed età sono obsolete, irrilevanti, come i sistemi energetici, alimentari e idrici che vogliamo rimpiazzare. Appartiene a un mondo superato. Sono categorie che descrivono la società attraverso l'ottica della storia, del potere e della politica. Mentre Pentland alle società preferisce le popolazioni, sempre numericamente organizzate. Al significato preferisce le statistiche. Che vuol significare? De che? Non c'è significato. Devo solo dare una statistica. Cioè, quante volte viene il vomito leggendo Pentland, per esempio? Una statistica. Se lui lo sapesse, non lo so, forse ne trarrebbe delle conseguenze, no? Quanta gente ha fatto vomitare questo suo pensiero nel mondo, specialmente diffuso dalla Zuboff? Ma sta lì. Però sarebbe comodo saperlo, perché credo che tanto non frega niente a questi. Questi hanno un progetto molto netto, molto chiaro. Alla legge preferisce la computazione. Prevede una stratificazione della società codificata non da etnia, stipendio, lavoro, genere, cosette da poco, no, ma da partner di comportamento, che producono sottogruppi di comportamento, non classi sociali, classi di interesse, movimenti politici, tutta roba del passato che attiene al mio libero autocosciente che determina i propri fini, una cosa proprio da evitare, perché non c'è, secondo loro, non è che è da evitare, non c'è, è un'illusione dell'uomo. E quindi una nuova demografia del comportamento, in grado di predire malattie, rischio finanziario, preferenze nei consumi e opinioni politiche, con un'accuratezza, dice Pentland, tra le 5 e le 10 volte maggiore di qualunque misurazione standard. Questo è interessante. E da qui deriva una conseguenza molto chiara. Il progetto democratico è un ostacolo. Cioè, non solo è falso, secondo loro, perché si basa su un'idea di persona, di soggetto libero, tutte cavolate, la storia, figurate, le opinioni, le classi sociali. Ma che state ancora a pensare a questa robaccia qua? Ma è proprio un ostacolo, è un ostacolo. Quante volte in questi 20-30 anni voi avete sentito discorsi contro la politica? Anche giustificati, perché il diavolo c'ha sempre le sue ragioni. D'accordo, i partiti rubano, no? Quante volte? Mani pulite, no? Tutti i partiti della Prima Repubblica, tutti distrutti. Ma poi che cosa è arrivato? Che è arrivata? Che è arrivata la società dei migliori? Cioè prima Berlusconi e mo Draghi? Questo è arrivato, non è che abbiamo visto la democrazia fiorire, quindi attenti a quelli che, diciamo, sparano cannonate sulla democrazia, perché la democrazia va a cambiare la figura, però attenzione, qual è l'alternativa? Sempre, fateci capire, qual è l'alternativa? Il governo dei migliori, non eletti? E chi sono i migliori? Chi li decide i migliori? Sappiamo noi chi lo decide. Decide i Cei Guarini, decidono i grandi potentati internazionali, chi sono i migliori, ok? Quindi attenzione a non cadere, come si dice, dalla padella
nella brace. La società palliativa, questa società della sopravvivenza, non presuppone per forza la democrazia liberale. Questa è un'altra bella illusione che ce la dobbiamo togliere. Non è affatto detto che, come dire, il progetto in atto presupponga il mantenimento di una democrazia liberale. Tutto il contrario. Alla luce della pandemia ci dirigiamo verso un regime di sorveglianza biopolitica. Il liberismo occidentale fallisce dinanzi al virus. Si farà strada il fatto che nella lotta alla pandemia sia d'obbligo prendere di mira il singolo individuo. E sei vaccinato? E quante volte? E con quale vaccino? E te lo diciamo noi quello che puoi fare, te lo diciamo stasera per domani mattina, come il DPCM di Conte, no? Che aspettavamo le 22 per sapere se il giorno dopo poteva andare a mangiarsi una pizza o poteva andare a lavorare. E tutti in fondo, tutti, quasi tutti, consideravano ragionevole questa perdita radicale delle libertà fondamentali in nome appunto di una sopravvivenza tutta poi da discutere, come stiamo vedendo a 2 anni di distanza, sull'efficacia e la ragionevolezza di quei provvedimenti che stanno crollando uno appresso all'altro, dal lockdown alle mascherine, nei loro effetti, ok? Scientificamente, con dati scientifici inoppugnabili delle maggiori, diciamo, agenzie di ricerca e maggiori riviste internazionali. Quindi io aspetto sempre che poi si arriverà ad una resa dei conti, prima o poi si dovrà arrivare. Ok. Comunque, tale sorveglianza biopolitica dell'individuo non è compatibile con i fondamenti del liberalismo. Ma a causa del dispositivo di igiene, la società della sopravvivenza si vedrà obbligata a rinunciare ai principi liberali. È proprio il regime di sorveglianza digitale che potrebbe andare molto avanti, ragazzi, molto avanti. Guardate che il Green Pass l'hanno sospeso, non l'hanno abolito in Italia, e in Europa l'hanno rinnovato. Che ci vogliono fare? Perché lo hanno chiamato Green? Che c'ha di Green? Cioè, voglio dire, comunque era un documento, no? Un certificato governativo, sanitario, sulla vaccinazione. Perché Green? Guardava il futuro? Green, crisi energetica, ok? Crisi alimentare, La persona umana viene degradata ad una congerie di dati che portano guadagni. Oggi il capitalismo si sviluppa diventando un capitalismo della sorveglianza, per il quale la democrazia liberale è un problema. Non è più funzionale. Dunque, questo sistema di mondo che vogliamo rinnovare e che sembra essere arrivato ad un punto estremo che chiamiamo apocalittico, credo a questo punto sia chiaro perché, si sta rivelando nelle sue finalità ultime in maniera, diciamo, eclatante, drammatica, vuole e deve dissolvere l'io umano come principio di libertà. Lo deve fare perché se resta un io umano libero non consentirà i passi successivi di controllo e di gestione dell'umano. Perciò deve, non solo vuole, ma deve dissolvere l'io umano. E vuole e deve distruggere la democrazia come progetto relazionale, come progetto sociale di relazioni libere. Questo, cari ragazzi, lo dobbiamo capire meglio, a mio parere. Questa, diciamo, terribile realtà deve venire in maggior piena luce. Ancora non è chiaro, non lo sento chiaro, nemmeno nelle aree critiche. Non è ancora chiaro qual è lo scopo attuato, operativo di questo sistema di mondo.
sui due fronti dell'io umano e della relazionalità sociale e politica. Non è ancora sufficientemente chiaro. Noi, a mio parere, lo dobbiamo rendere drammaticamente chiaro, perché solo questa chiarezza ci potrà aiutare a sviluppare una inedita coscienza rivoluzionaria, in un senso inedito rispetto alle rivoluzioni del XVII, del XVIII e del XIX secolo, una rivoluzione inedita che cercheremo molto in breve, perché siamo quasi a mangiarsi un'oretta, di delineare. Allora, breve questa parte molto sintetica, cioè come possiamo definire un sistema del genere? Che cacchio di sistema è un sistema che vuole distruggere l'io umano e distruggere la democrazia? Che è? Certo, voi mi direte, è il neoliberismo, certo, ma che è il neoliberismo? Certo, non c'è alcun dubbio che questa cultura, diciamo, neoliberista, che prende il potere, prima culturale e poi politico, in Occidente, almeno a partire dagli anni Ottanta, perché è una storia antica anche questa, è l'espressione ultima politica economica, ma anche qui di una tendenza molto più antica. Cioè, dietro, non è che questi nascono come un fungo dal nulla, anche qui non posso approfondire, però come minimo dietro questa deriva c'è il pensiero meccanicistico, materialistico, riduzionistico e nichilistico di tutta la modernità. La modernità è ambigua, cioè non è che tutta la modernità è così, ma questa deriva appunto da correnti filosofiche precise della modernità, sia scientifica, filosofica e poi politica. Ma ancora più indietro, qui appunto non posso approfondire, ma voglio così dirvi delle parole in modo che poi chi voglia possa approfondire. Anche questa tendenza, diciamo, a dissolvere il mistero della libertà umana, a contrastare, diciamo, una tendenza ad asservire l'umano, è antica, molto antica. Si potrebbe dire antica come l'uomo. Se seguiamo il pensiero, per esempio, di Heidegger, questa tendenza, potremmo dire, a negare lo spessore di trascendenza dell'essere rispetto all'ente, quindi di, potremmo dire, dataizzazione dell'ente, perché per fare un mondo di dati devi ridurre la realtà a enti mondani, direbbe Heidegger, devi dimenticare totalmente la differenza ontologica, cioè devi dimenticare che tutto questo, tutta questa realtà ha una sorgente indisponibile, sempre un essere, direbbe Heidegger, di cui continuamente ci dimentichiamo. E lui scrive in Paul Schlegel, I sentieri interrotti. Se l'essenza del nichilismo, nichilismo uguale riduzione dell'essere a nulla, potremmo dire riduzione della trascendenza al nulla, riduzione dell'essere umano a dati, se l'essenza del nichilismo risiede nella storia, in virtù della quale nell'apparire dell'ente come tale nel suo insieme è assente la verità dell'essere, ora non pretendo che tutti capiscano, ma tanto è quello che vi ho detto, cioè noi ci dimentichiamo che ogni ente è l'ente che ha un essere e ci, come dire, fissiamo sull'ente e dimentichiamo l'essere, cioè Giuliana è, giusto? Sì. Anche questo microfono è. Quindi tutti gli enti partecipano di un essere che non è quell'ente. Adesso non posso entrare nella filosofia, però questo è importante capirlo, perché lui dice, poiché la metafisica è il fondamento storico radicale della storia universale determinata su basi occidentali ed europee, cioè questa dimenticanza che lui chiama metafisica sta alla base di tutta la storia dell'Occidente, dalla Grecia a Biden.
cioè tutta la storia della metafisica che poi determina tutta la storia dell'Occidente, che poi determina tutta la storia del mondo, perché il mondo ormai è occidentalizzato nella sua sostanza, tutta questa storia è nichilistica, dice Hegel, è nichilistica in un senso del tutto nuovo, cioè nasce dalla dimenticanza dell'essere. Ma qui non posso entrare nel merito, io adesso ripubblicherò in settembre, se Dio vuole, il mio primo libro di filosofia, che si chiamava, guarda un po', La svolta, la fine della storia e la via del ritorno, in cui cerco di spiegare fino in fondo come il pensiero di Heidegger possa servirci come, diciamo, passante verso questo rivolgimento di cui parliamo oggi. Ma quello che voglio dirvi, cari ragazzi, è che una tendenza, come dire, a distruggere l'umano è intrinseca, sembra, in tutta la storia dell'Occidente, ma forse in tutta la storia dell'uomo. Allora io vi chiedo, ma non sarà che l'apocalisse attuale del sistema omicida e liberticida neoliberale non è che più in profondità l'apocalisse, cioè la rivelazione della natura omicida di un'intera figurazione antropologica che ha dominato tutta la storia del mondo che conosciamo? Possibile che noi ci troviamo cioè in una epoca apocalittica che non è che sta solo rivelando la natura omicida del neoliberismo, ma ci sta rivelando la natura omicida di una modalità di essere umani che ha dominato sempre. Ma la storia del mondo non è una storia egoico-bellica, per dirla col nostro linguaggio, non è interamente una storia di guerre, di massacri per il dominio del mondo, non è una storia continua di tentativi di ceti più o meno oligarchici di dominare, schiavizzare i poveracci, no, gli altri comunque. Allora, non è che forse ci troviamo in un momento ma veramente fatale, un momento davvero fatale della storia del pianeta. Ampliamo lo sguardo, boys and girls, ampliamo un momento lo sguardo e incominciamo a pensare alla storia del pianeta Terra, perché forse noi ci troviamo in un punto cruciale e fatale di questa vicenda in cui l'essere umano si trova davanti ad un bivio capitale in cui deve scegliere se vuole andare in una direzione che prosegue quella che ha dominato, ma la porta fino alla distruzione, cioè agli esiti di distruzione che portava dentro di sé, li manifesta, capite? Diventano apocalittici, diventano la vita di tutti i giorni. L'apocalisse diventa, come dire, moccia rema la carestia, la peste, la guerra, no? Leggiamoci l'apocalisse e troviamo la storia di oggi. Oppure possiamo decidere radicalmente un'altra via, radicalmente un altro progetto di umanità, che sarà un lungo percorso, perché noi non ci facciamo nessuna illusione, finito il tempo delle palingenesi all'istante, però il momento in cui prendere una decisione antropologica, capire, apocalisse e rivoluzione, capire dove siamo, capire la sfida immensa che ci abbiamo davanti, ma anche entusiasmante, ragazzi, ripensiamo il mondo, ma davvero, dalla sua base antropica, cioè dalla sua forma mentis. Questo è un mondo pensato da un mio ormai stupido, cioè che ce l'ho anch'io dentro, non è che un altro, ce l'abbiamo tutti, è un io micragnoso, è un io piccolo, è un io inconsapevole, è un io che non ha nessuna apertura cosmica, che si dimentica continuamente non solo dell'essere heideggeriano, ma anche semplicemente l'universo cosmologico in cui noi stiamo viaggiando ora, è la cosa più reale, no? Stiamo viaggiando, siamo un pianetino di un sistema solarino piccolo, abbastanza mediocre nella galassia. Il Sole è una stella di media grandezza,
delle 200 miliardi di stelle che in questo momento abitano questa galassia, che è una delle 100 miliardi di galassie che finora abbiamo individuato in un universo. Di quanti siano, voi lascio a voi l'immaginazione, ma non vedo perché debba essere l'unico. Perché dovrebbe essere l'unico? Non so. Allora capite che forse, ragazzi miei, ragazzi belli, come dice la mia istruttrice di nuoto, ragazzi belli, forse ci dovremmo dare una sveglia, una seria. Forse noi siamo una generazione, varie generazioni apocalittiche, in cui dobbiamo capire delle cose serie e riorientare seriamente la storia di questo pianetino, altrimenti questo pianetino sarà finito, terminato. E poco male, se ci pensate. Per noi molto male, ma nell'universo che abbiamo descritto, io non credo che il mistero della coscienza, questa, finisca sulla Terra. Non è nata sulla Terra e non finirà sulla Terra. Quindi, se noi non saremo in grado di evolverci secondo un progetto che secondo me è interno all'essere, vuol dire che sto pianeta dice, vabbè, no, questo, da fine fa questo pianeta, provane un altro. Proviamo un altro, no? Dico per dire, ma mica tanto. Cioè, se apriamo un momentino la mente, usciamo, capito, dal pensiero di essere nella scuola di psicoanalisi freudiana, dove siamo, però non è che siamo solo qui. Siamo a Milano, siamo in Italia, siamo sulla Terra, siamo nel Sistema Solare, siamo nella galassia, ok, ora. Questa non è fantasia, la fantasia sono i pensieri che noi abbiamo normalmente. La fantasia è il telegiornale, è un incubo più che una fantasia, un brutto sonno, gestito da pazzi, completamente dimentichi di se stessi. Quindi, cari ragazzi, René Girard, che è uno dei maggiori antropologi del Novecento, verso la fine della sua vita, nel 2010 più o meno, diceva: l'Apocalisse non annuncia la fine del mondo, ma fonda una speranza. E forse a questo punto ci crediamo. Cioè, se portiamo la luce apocalittica come stiamo tentando sul presente e quindi lo leggiamo fino in fondo, con lucidità, possiamo nutrire finalmente, direi, una speranza adeguata. Non una speranzuccia da niente, ma una speranza adeguata a ciò che stiamo comprendendo della storia del mondo. Chi apre gli occhi sulla realtà non cade nella disperazione assoluta dell'impensato moderno. La disperazione è il non pensare. Quella è la disperazione in cui noi siamo immersi, che non ci fanno mai capire che sta succedendo, perché non lo sanno, e se sanno qualche cosa non te la vogliono far capire. Quella è la disperazione tremenda. La consapevolezza apocalittica e rivoluzionaria fonda una speranza, ti ridà i piedi per terra, ti rimette con i piedi per terra, ti dà il senso di un terreno nuovo, solido, su cui possiamo operare. Ok, le cose stanno così, allora vediamo che possiamo fare. Lucidamente, umilmente, ma con una forza nuova, inedita, no? Quindi non cade nella disperazione, ma ritrova un mondo, ecco il mondo nuovo, ritrova un mondo dove le cose riacquistano un senso. La speranza è possibile solo per chi osa pensare i pericoli del momento. Altrimenti non è speranza, ma sono chiacchiere. Allora, ultimi due punti. Non possiamo nasconderci, cari ragazzi, che lo schema storico-spirituale che stiamo descrivendo, no? Che stiamo dicendo? Stiamo dicendo
che c'è un sistema di mondo, questo sistema di mondo, che si sta appalesando, rivelando come una tendenza antiumana e anticosmica, omicida e cosmicida, ok? Ma è evidente anche che stiamo dicendo che siamo in un punto in cui possiamo renderci conto di questo e possiamo piano piano, già da ora, ognuno secondo le sue, diciamo, possibilità, avviare un nuovo inizio. Io non è che devo aspettare Godot, io non è che devo aspettare la fine di questo mondo per dare inizio al nuovo. Tutta la mia vita è un dopoguerra. Tutto quello che ho fatto nella mia vita non deriva certo da questo mondo, ma è un continuo tentativo di dare inizio ad altro e a farlo e a vivere lì, pur nel passaggio che resta faticoso, doloroso, perché questo mondo è molto forte. Allora, questo schema, cari ragazzi, non è che me lo invento io, no? Questo è uno schema biblico. Questo è lo schema fondamentale dell'attesa giudaico-cristiana. Poi, ripeto, qui non c'entra la fede, eh? È un dato di fatto, come dire, culturale. Cioè, questa cosa che sto dicendo non è che me la sono inventata io. Questo è qualche cosa che attraversa tutta la storia dell'Occidente, specialmente nella sua fase cristiana. Tutta la modernità, cioè la svolta moderna, tutti i grandi padri della modernità pensavano questo. Cioè, pensavano di rinnovare il mondo portando nel mondo quell'energia messianica, cristologica, del regno, il regno di pace, il regno di giustizia, il regno di libertà, anche dalla natura. Quindi noi, Francis Bacon, no? Dice, noi ormai non siamo più soggetti alla natura. Con la scienza e con la tecnica porteremo la potenza dello spirito e quindi saremo, come dire, liberati dalla schiavitù della natura. Quindi questo è, come dire, uno schema archetipico operante, direi, nell'inconscio e nel conscio dell'Occidente in continuazione. Quindi questo, secondo me, dobbiamo anche questo capirlo e dobbiamo capire che vuol dire. Io ho ovviamente le mie convinzioni, cioè io sono convinto, ma questa è anche una scelta di fede, io sono convinto che noi siamo in una fase nuova della storia della salvezza, cioè siamo in una fase nuova in cui il mistero della liberazione finale dell'uomo, cioè della rivelazione dell'uomo come io spirito, che è l'annuncio di Cristo sostanzialmente, quindi tu sei un io spirito, cioè sei un io libero, sei un io non condizionato da niente, nemmeno dalla morte. Ok? Quindi questa speranza, a mio parere, si sta ripresentando all'umanità, al di là della religione, direi. Si sta presentando come un'opzione di sopravvivenza. Cioè, come un bivio laico. Cioè, volete vivere o volete morire? Cioè, se volete morire, questa è la morte. La morte è perdere la libertà, perdere la democrazia, perdere lo slancio rivoluzionario, perdere la speranza. Vogliamo altro? Sì, vogliamo questa libertà, vogliamo lottare. E tutta questa idea da dove vengono? Cioè questa energia mentale da dove viene? Me la sorventa io? Ecco, credo che questo ormai, questa illusione di essere noi i produttori delle idee, sia un'altra delle cose che dobbiamo abbandonare per dar vita, a mio parere, ad un moto che sia al contempo interiore. Quindi ognuno di noi oggi è chiamato a fare i propri conti in casa, perché questi non sono problemi solo politici. Cioè, in che misura la tua vita, la mia vita è orientata nella direzione di una liberazione dai condizionamenti interiori? In che misura stai facendo i conti con i tuoi condizionamenti psichici, inconsci? Perché se non stai facendo questi conti, hai voglia a volere il mondo libero, sarai pilotato con la mente alveare e non te ne accorgi, perché il sistema gioca sui tuoi condizionamenti interiori.
li conosce, ma non conosce lo spirito. Se vivi nello spirito, sei in un certo senso non geolocalizzabile. Infatti io non sono geolocalizzabile. Io non sono dove sembro. Scrissi un verso a un vero ragazzo, a mia moglie, che diceva: mi trovi sempre lì che non è luogo. E così è anche ora. Allora, se noi vogliamo fare una rivoluzione seria, a mio parere dobbiamo coniugare questa dimensione di liberazione personale, cioè sostanzialmente ci vogliono delle persone più felici, diciamola banalmente. La rivoluzione, come la vedo io, è una rivoluzione allegra, cioè una rivoluzione di persone completamente folli, ma molto razionali. Un altro versetto che mi venne fuori quando ero giovane e più cattivo di oggi, cosa difficile, però possibile, era, mi venne in mente quando stavo in Rai, mentre scendevo le scale della Rai, sempre con un certo senso, diciamo, di estraneità, non da poco, e dicevo: bisogna essere assolutamente folli e avere perfettamente ragione. Questo è molto interessante, eh? Molto interessante. Allora, per concludere, cari ragazzi, su questa idea, che poi non è che la dico solo io, anche questa è in cammino da molto tempo, eh? Cioè l'idea di un cambiamento antropologico che metta insieme liberazione interiore e operazioni culturali e alla fine politiche, questa idea attraversa i secoli, eh? E anche il XX. Noi oggi, ancora una volta, però, a mio parere, siamo in un salto di qualità. Questa cosa la dobbiamo capire molto meglio. Vivere in gruppi e rendere questi gruppi operativi in ogni ambito in cui è possibile, senza illusioni palingenetiche, ma anche senza timidezze o senso di impotenza. E qui finisco con poche righe su questa idea di una rivoluzione del XXI secolo, che sono scritte da un pensatore, anche controverso, però insomma interessante, che è Roger Garaudy, che ha scritto per l'Enciclopedia Treccani del Novecento, quindi un testo molto importante, la voce rivoluzione. E lui dice, tra le varie cose che però ci interessano stamattina: ogni autentica rivoluzione implica ormai, quindi lui è perfettamente consapevole che ormai lo scenario è diverso, anche se lui questo lo scrive negli anni Ottanta, lui è già perfettamente cosciente che le modalità rivoluzionarie del XX secolo sono completamente esaurite. Quindi, ogni autentica rivoluzione implica ormai un incontro inedito tra la politica e la fede. Per questi motivi. Uno, il problema dello sviluppo, diciamo industriale, economico, e il mettere in discussione il suo modello attuale, dobbiamo mettere in discussione, no? Questo modello di sviluppo, non è solo un problema economico e un problema politico, ma è un problema, virgolette, religioso, perché riguarda i fini, il valore e il senso della nostra vita personale e della nostra storia collettiva. Cioè, noi ormai siamo arrivati al punto in cui pensare lo sviluppo economico e sociale tocca questioni di sopravvivenza. Cioè, e qui si tocca il tema delle finalità della vita. Ecco perché è religioso, tra virgolette. Cioè, progetti di umanità. Che tipo di uomo, di donna, che tipo di umanità vogliamo immaginare per i prossimi secoli? Noi siamo sulla soglia. Due. Poiché questa rivoluzione postula per le persone e per i popoli la possibilità permanente di una rottura con i loro determinismi, con i loro condizionamenti, con le loro alienazioni. Non possiamo più illuderci, come ancora nel XX secolo,
che le mie alienazioni siano solamente il risultato di strutture sociali, che è così anche, ma non solo, come la storia delle rivoluzioni, diciamo, ci ha ampiamente dimostrato, per cui tu, in nome dei migliori principi di giustizia, se non lavori sulle tue alienazioni, sulle tue ombre, finisci per massacrare in altro modo altre categorie di cattivi. Basta! Vuoi capire che l'ombra te la porti dietro? Che l'io egoico bellico è una struttura mentale universale? Che la lotta è molto più radicale, molto più radicale, che non è che vuol dire che l'altra non c'è. Mi pare che ci siamo capiti, no? È su tutti i livelli, però, e va partire da quello più profondo. Allora, inevitabilmente, la rivoluzione sarà meno violenta. Perché nel momento in cui tu decostruisci il tuo io bellico, e scopri la verità del tuo io spirito, e cioè del fatto che noi siamo, come dire, uniti con tutti, anche con quelli più antipatici, anche con quelli che vorresti strozzare. Non è giusto, nel senso che tu strozzi comunque una parte che ti appartiene, ma questa voglia lavorare per capirlo, ma quella è la direzione della pace reale. Ci vorranno generazioni, secoli, non lo so, ma quella è la direzione che dobbiamo decidere di prendere, senza, ripeto, illusionismi, spiritualismi che proprio non mi appartengono, realismo, però direzionando. Quindi la rivoluzione postula la possibilità permanente di una rottura con i tuoi determinismi, con le tue alienazioni. Implica cioè una trascendenza dell'uomo rispetto alla natura. Cioè, se tu sei spirito, puoi lavorare su di te. Questo vuol dire essere uno spirito. Lo spirito è quell'entità che non sappiamo minimamente cosa sia, ma che è cosciente di sé, questa, che ha questo dono straordinario che può lavorare su di sé. Questo è lo spirito, questa è la libertà, che implica la trascendenza su qualunque condizionamento. E questo fotte il dataismo. Lo fotte alla radice, perché io non so dove tu mi aspetti e non faccio quello che avrei potuto fare con i miei condizionamenti, perché io i miei condizionamenti li dissolvo tutti i giorni, perché sono in contatto con la fonte dell'essere che cambia completamente il gioco e lo cambia continuamente. Quindi, ripeto, i dati servono, eh? Basta che non credi di controllare, determinare e fottere gli umani. Implica cioè una trascendenza dell'uomo rispetto alla natura. Punto di inserzione della trascendenza divina rispetto all'uomo. Cioè, cosa dice Gaudì? Dice, perché io sono trascendente rispetto alla natura? Perché l'io umano è uno spirito che vuole trascendere, ma quanto lo vogliamo? Quanto vogliamo essere liberi? Lo vedi nel bambino, nel bambino, io ho una nipote di 9 mesi, è un divertimento vedere come lo spirito sta già là, già lei vuole fare come cavolo gli pare, vuole superare i determinismi, vuole superare i condizionamenti, pure della madre. Perché? Da dove cacchio viene questa potenza vertiginosa dello spirito umano? È l'inserzione della trascendenza divina nell'io umano. O come la potete chiamare? Pinco pallino? Chiamatela Pinco pallino. Ma è la trascendenza di un qualcosa che chiamiamo assoluto, assoluto vuol dire non condizionato, assoluto, sciolto dai condizionamenti, che in qualche misura ci abita e fa sì che noi vogliamo essere liberi anche dai nostri condizionamenti. Perciò c'è la società psicoanalitica qui, no? Qui che viene? Vengono le persone che si sentono, diciamo, imprigionate da condizionamenti psichici, delle ferite familiari, delle strategie difensive, vengono qui
e con la potenza dello spirito, su questo la psicoanalisi non ci pensa tanto, da dove viene questa potenza di libertà, perché c'è nell'uomo? Se siamo soltanto dataisti, se siamo soltanto animali determinati, perché dovremmo avere questa forza di lavorare, ma anche perché dovremmo avere la volontà di superare i determinismi? Saremmo solo determinismi, come pensa Pentland. Una bella mente alveare, non rompete le palle, fate quello che vi dicono di fare per il vostro bene e basta, basta. Skinner, che è il maestro di Pentland, nel 1974 scrive un famigerato, come volete voi, saggio, che però fece storia, si intitolava Oltre la dignità e la libertà. Oltre. Che c'è oltre? Lo spiegano loro. L'alveare, stai tutti tranquilli. Quindi, implica una trascendenza dell'uomo rispetto alla natura. Punto di inserzione della trascendenza divina in rapporto all'uomo. Ossia, implica la possibilità permanente dell'emergere di una forza non inclusa. Una forza non inclusa, capite? Non è inclusa in tutti i dati che potete raccogliere. È questo. Questo evento è incondizionato. Non è prevedibile, nemmeno da me. Infatti io sono il primo che me ne sorprendo e me ne alimento. Perché quando noi ci facciamo canale della vita, dell'atto, siamo i primi a goderne. Cioè ci alimentiamo alla fonte della vita in atto. Che ci corrobora, che ci illumina e fa di noi mostri. Cioè gente da mostrare, ecco, monstrum nel senso giusto. Quindi la possibilità permanente dell'emergere di una forza non inclusa né quindi prevedibile nel gioco delle forze già esistenti, capace di produrre una rottura in quello che consideravamo un destino. Non c'è un destino, Pentland. Tutto prescritto come vuoi tu. Questo è un mondo mostruoso. Non è umano. L'umano è attingimento dell'imponderabile e quindi creazione eterna. Questo è l'umano. E seppure non fosse, io voglio vivere così. E non mi rompete le palle. Non mi codificate. Voglio vivere da pazzo, solo poeta, diceva Ungaretti. Ma siamo tutti così. L'umano è così. Quindi noi dobbiamo rivendicare questa natura umana e farne una potenza di rivoluzione inedita. Questa doppia crisi della coscienza religiosa e della coscienza rivoluzionaria, pensate quello che stiamo vivendo, non stiamo vivendo una spaventosa crisi spirituale. Tutte le religioni, tutte le fedi, ma chi ci crede più e chi ci crede non si sa più manco a cosa crede. E la crisi della coscienza rivoluzionaria, cioè la crisi della speranza occidentale potente di cambiare il mondo, di avventurarci su nuovi territori, questa doppia crisi e il nuovo incontro che essa permette è l'anima della nuova cultura. Questo è, come dire, il piano, il progetto. Non abbiamo idee, almeno io non ho idee, dei tempi e dei modi in cui tutto ciò potrà realizzarsi, ma non ho alcun dubbio che questa sia la direzione evolutiva che già abita dentro di noi. Noi dobbiamo fare quello che possiamo fare, quindi creare aggregazioni, creare lavori preparatori se non siamo ancora in grado, coltivare uno spirito di libertà intanto tra di noi. Io lo dico sempre quando parlo anche in ambienti, diciamo, antagonistici, antisistema. Non fatevi avvelenare, ragazzi, perché l'amarezza è il nutrimento di questi demoni. Si nutrono di paura, di amarezza, di rabbia. Quindi se voi alimentate in voi stessi questi sentimenti, gli date da mangiare. Invece li dobbiamo affamare, li dobbiamo fare morire di fame. E dobbiamo creare dei luoghi, dei momenti, in cui tutto ciò diventi evento, diventi festa, diventi alfabetizzazione della nuova umanità.
Questo è quello che a me pare necessario, questo ho voluto proporvi, spero che possa essere utile per la vostra vita e per la vostra ricerca, e ora, se volete, possiamo anche fare un po' di dialogo. Questa apocalisse, perché abbiamo detto prima che questo io bellico domina l'uomo da sempre, giusto? Allora, questa stazione Termini, io vedevo i video usare questa espressione, non è nuova, cioè l'uomo la sente da sempre, perché se è vero che siamo da sempre in queste acque, qualcuno sempre avrà avvertito che siamo arrivati da sempre. Come mai proprio oggi diciamo che siamo alla stazione Termini? Forse da sempre siamo alla stazione Termini. E l'altra cosa che dico è, come possiamo noi, visto che siamo individui debolissimi in confronto a questi sciami, pretendere un atto così rivoluzionario, perché è una sfida grossissima, già lo è per l'individuo, che è il lavoro che deve fare l'individuo per scardinare tutte queste rigidità e tutte queste cose, è già un compito duro. Come possiamo pensare, senza perdere la speranza, di avere un cambiamento reale su tutto il mondo? Cioè dobbiamo accontentarci, tra virgolette, di poter fare qualcosa su di noi, o dobbiamo ambire, come primo passaggio magari lavoriamo su di noi e poi ambire proprio alla liberazione totale? Mi sembra una sfida molto grossa. Faccio una domanda del diavolo. Tipo... No, è fatta una domanda giustissima, molto complessa, che richiederebbe un'altra, diciamo, conferenza, o più di una. Quindi io cercherò di dire poche cose, una scaletta. Allora, sì, in tutti i tempi che noi conosciamo, antropologici, gli umani hanno percepito in modi molto diversi di trovarsi comunque in una situazione assurda. Cioè, la condizione umana sulla Terra, antropologicamente parlando, è sempre stata percepita dagli umani come paradossale e lacerante. In epoche più recenti, quindi negli ultimi, diciamo, 3-4 mila anni, questa cosa è stata anche elaborata in forma non solo mitica. Quindi prima la comprensione di questo paradosso è stata affrontata attraverso l'elaborazione dei miti. Miti cosmogonici che il più delle volte raccontavano una tragedia cosmogonica, una precipitazione, una lotta fra potenze divine, il grande serpe, il serpentone, il drago che trovi in tutte le civiltà, Tiamat, eccetera. Poi, negli ultimi millenni, incomincia una riflessione, potremmo dire, più sapienziale, filosofica sul tema. E più o meno, adesso non posso fare la storia del mondo, ma più o meno gli umani che ti dicono? Quali sono i grandi filoni? I grandi filoni sono la filosofia in Occidente, quindi Socrate e Platone, in Oriente l'elaborazione vedantica dei Veda e poi diciamo le Upanishad, l'elaborazione profetica del monoteismo giudaico, quindi la grande svolta assiale di Isaia, Ezechiele, Geremia, che coincide più o meno no, Jaspers parla dell'età assiale, più o meno in quei secoli, più o meno fra
l'VIII, il V secolo avanti Cristo, c'è questa grande svolta in cui gli umani si confrontano con questo tema e lo risolvono ognuno a modo suo, ma comunque l'idea comune è che siamo dentro un mondo illusorio, quindi un mondo distorto. Platone lo chiama la caverna, la tradizione vedantica lo chiama l'illusione di Maya o il samsara, Buddha dice che è un mondo, diciamo, di dolore universale determinato dall'ignoranza, cioè dal fatto che l'uomo è cieco. La stessa cosa elaborano, diciamo, i grandi sapienti cinesi, Lao Tzu, Chuang Tzu, e anche il profetismo ebraico, con Isaia in particolare, incomincia a sperare in una liberazione complessiva da questo stato di cose. Quindi non solo il popolo di Israele si libera dalla schiavitù, ma verrà un mondo nuovo, nuova terra, nuovi cieli in cui abiterà la giustizia. Quindi incominciano a pensare che questa situazione distorta verrà superata per via definitiva, quindi non solo individuale, ma ci sarà un processo, come dire, storico che porterà a dissolvere il re in questo sistema di mondo distorto e il trionfo di una condizione ordinata, detta regno. Il regno è questo. Cos'è il regno? Il regno è l'universo riordinato. È una buona notizia. È una buona notizia. Poi arriva in Occidente, diciamo, nell'Occidente ebraico, quindi arriva l'incarnazione di Cristo, adesso a prescindere dalla fede, parliamo a livello storico-religioso, e il Cristo, come sai, irrompe in quel popolo e dice, quali sono le prime parole che dice? Il tempo è compiuto, il regno è vicino. Quindi lui dice, come dici tu, no? Dice, questo mondo è già finito. Credi a questo e vivrai già in questo ordine diverso, nuovo, ok? Ok. Nei millenni, due millenni dell'Occidente cristiano, noi abbiamo cercato di capire che voleva dire tutto ciò. Quindi la tua domanda non solo non è peregrina, ma è la domanda a cui abbiamo anche tentato di rispondere stamattina, cioè potremmo dire così, la fine di questo mondo è una storia, non è un istante, è un'epoca. Quindi per finire, diciamo, questo mondo ci mette millenni, finora due. In questi millenni però accadono delle cose che io cerco di spiegare anche nel mio ultimo libro che si chiama Non vedi che già sorge un nuovo giorno, sempre la stessa cosa. Cioè il processo di fine procede, il sistema egoico bellico trionfa catastroficamente, i tempi apocalittici, cioè i tempi finali, sono ambigui, peggiorano e migliorano nello stesso tempo. Per tanti aspetti noi siamo, come dice ancora Girard, una delle società più avanzate che conosciamo. Oppure vorresti vivere nella società azteca, dove se ti va bene te se mangiano il cuore. No, quindi noi abbiamo, diciamo, guadagnato delle cose importanti in questi 2000 anni di finire del sistema egoico, ma abbiamo anche prodotto un'ombra enorme, quindi grandi vantaggi, ma anche grandissimi pericoli attinenti. Noi, secondo me, ci troviamo in un punto nuovo di questo finire in cui possiamo capire anche questo e, come dire, fare un ulteriore passaggio di questo finire. Non lo so se non è che domani, non è che questo vuol dire che viene il regno. No, questo non lo so. Io dico solo che mi sembra evidente, studiando le cose, quindi in una maniera molto laica,
che questo sistema di mondo è arrivato alla stazione termine. Perché? Perché ci stiamo distruggendo. Non è, come dire, la paura dell'apocalisse del primo millennio. È un'apocalisse molto più concreta, molto più pratica. Ecco perché Bonhoeffer, questo grande teologo luterano, diceva: Cristo ormai è nei fatti. Infatti, secondo me, il Cristo è talmente nei fatti che noi non riusciamo più nemmeno a vederlo. Infatti non si può nominare Cristo. Culturalmente, dico, no? È molto difficile parlare di Cristo culturalmente. Secondo me noi ci riusciamo, ma perché partiamo dai fatti. Quindi lo leggiamo attraverso un'analisi molto seria, razionale, laica dei fatti, che ci parlano di quello che abbiamo cercato di dire. Quindi non è che domani viene il giorno. Questa è una cosa che a me mi ha tormentato il mio libro, quello che ho scritto dal 78 all'84, quello che ripubblico, e ci sono interi capitoli su questo, cioè quando finisce il finire e quando inizia il giorno. La mia riflessione anche, diciamo, spirituale mi ha fatto capire che, a parte quello che ti sto dicendo, cioè c'è una storia del finire, nel cristianesimo si parla di consumazione dei tempi. Ecco, la consumazione dei tempi dell'ego è un'epoca. Noi siamo ad una soglia nuova, ma al contempo, spiritualmente, cioè per te, tu qual è il tuo nome? Paolo. Paolo, cioè per la vita di Paolo, come di Marco, naturalmente, per la tua vita proprio quotidiana, devi capire, devi, non è un obbligo, cercare di capire. Cioè, è completamente libero. Puoi, se vuoi, puoi capire. Credo che faccia bene alla salute capire, ecco, diciamola così, fa bene alla nostra salute capire che il finire e l'iniziare sono due infiniti presenti. Allora lo decidi tu, se in questo momento vuoi finire o vuoi iniziare. Perché è vero tutte e due. Cioè, in parte stai finendo, una figura di te sta finendo, sta morendo, non funziona più, questo è sicuro. Ma un'altra sta nascendo. Allora tu con quale ti vuoi identificare? Ecco il bivio, ecco la scelta, ecco la libertà che loro vogliono negare. Vogliono negare, cioè loro ti vogliono fare credere che non c'è alternativa, no? La Thatcher, there is no alternative. Fottiti. Tu speri di poter scegliere la libertà? Non c'è. Non c'è alternativa. Capito? Ok, grazie. Anche questo. Posso fare una domanda anch'io? Sì, sì. Sperando di io sto osservando quello che accade generalmente negli ultimi 15 anni per quelle che sono le mie passioni, però negli ultimi due anni noto che ci stiamo muovendo molto del tema della narrazione, ci ascoltiamo tanto, abbiamo tanto bisogno di capire, di avere spunti anche di natura spirituale e fisiologica, però quello che sto vedendo che inizia un po' a mancare è l'aspetto dell'azione, no? Prima parlavamo di Upanishad, karma è il movimento dello spirito, no? Quindi è un aspetto di azione. Questa cosa inizia un po' ad essere carente. Lo dico se osservo anche la classe politica, però noi siamo il riflesso di quello che c'è lì. È sempre interessante vedere quello che accade lì, perché è uno specchio e impietoso. E quindi osservando la classe politica, vedo che tanti parlano, però di fatto narrano, ma poi nel concreto non accade niente. Questo accade spesso anche in una parte del giornalismo antagonista, chiamiamola così, con termini di attività. Ora, noi come possiamo passare da questo elemento di nutrimento intellettuale, spirituale, che assolutamente serve, nel cercare di fare qualcosa per cui riusciamo a mettere quel granello in quell'ingranaggio che è sicuramente complesso, ma delicato, ci permette poi di avviare la fase che dicevi prima, no? Che è la fase di rinascita rispetto a quello che sarà, come posso dire, un futuro di gioia e di serenità, cioè rompere quell'aspetto di un crescente di tristezza costante che ci permette invece di andare a qualcosa, verso qualcosa di diverso, quell'alba di cui parlavamo prima, però che è fatto di un'azione, perché sennò il rischio è che se noi continuiamo
anche nei prossimi mesi a continuare a scambiarci opinioni libere di narrazioni, ho l'impressione che qualcuno che è dietro la scacchiera un po' scorribile. Ah, hai detto che c'hai ragione, che te devo dire? Però anche qui vediamo le cose diciamo concretamente, no? Faccio in breve anche qua perché sono temi enormi, mi perdonerete. I popoli, caro nome? Sem, caro Sem. Con la I. Con la I? Sem. Ok. Caro Sem, dico i popoli del mondo, limitiamoci all'area occidentale, hanno provato a fare qualcosa negli ultimi anni. Non possiamo dire che non si sia fatto proprio niente. Limitiamoci al post crisi finanziaria del 2008. Ti ricordi, no? Lehman Brothers, la crisi mondiale. Ora, la crisi mondiale finanziaria del 2008 è stata un'apocalisse, cioè ha rivelato al mondo la natura oligarchica della finanza mondiale. Quello che noi sapevamo, alcuni lo sapevano e lo dicevano da decenni, beh, ancora una volta ha toccato i corpi di milioni di persone, operai, donne, precari, studenti, eccetera, eccetera, nel mondo, che da un giorno all'altro hanno capito che le promesse del neoliberismo globalista che ci avevano riempito la capoccia negli anni 90, ma già 80, 90 e 2000, e spero che tu te le ricordi perché non sei un ragazzino, te le ricorderai, no? Te ricorderai le promesse di Prodi dell'entrare in Europa, avremmo lavorato tutti meno e guadagnato tutti di più, te lo ricordi? Ecco, bravo, si è visto, no? Si è visto, no? Infatti è così, nei decenni successivi tutti i ragazzi hanno avuto lavoro, è vero? E tutte le promesse sulle liberalizzazioni, sulla precarizzazione, te le ricordi? Tutte le riforme del lavoro che ci avrebbero dato tanto lavoro! Allora, tutto questo, diciamo, dopo il 2008 è crollato miseramente e si è appalesato per quello che era un inganno delle oligarchie finanz-capitalistiche, come diceva Gallino a suo tempo. Da quel momento, caro Sem, in tante modalità discutibili quanto vuoi, ma concrete, sono emersi in Europa movimenti antisistema importanti. Podemos in Spagna, di destra e di sinistra, adesso non voglio entrare diciamo nel merito, quelli che sono stati poi accusati di essere populisti. Qui viene Schreck, mi sembra, Wolfgang Schreck. Doveva venire. Comunque, comunque Schreck ci ha insegnato, tra gli altri, no, che quelli che sono stati chiamati populisti il più delle volte erano semplicemente delle sommosse popolari più o meno caotiche che avevano però tutte le buone sante ragioni, e lo ha detto perfino uno come Jan Bremmer, uno dei più grandi geopolitici del mondo, editorialista del Corriere della Sera, che pubblica con la Bocconi, quindi non è che proprio sia bioblu, no? E quindi sta cosa l'abbiamo capita, l'hanno capita tutti. E, ripeto, senza entrare nel merito, abbiamo avuto la Brexit. Cioè, è successo qualche cosa. Ha vinto Trump, come dice Rampini. Trump! Che certo non è che sia un modello per me, sia chiaro, ma per capirci, quei poveracci di operai americani, che dovevano votare? La Clinton, che ha gestito insieme al marito questo processo di globalizzazione che li ha portati alla miseria? Come dice Brenner, dobbiamo capire le ragioni di chi ha votato Trump. Ok? Quindi i popoli, poveracci, ci hanno provato. In Italia, voglio dire, 4 anni fa,
11 milioni di cittadini italiani, tra i quali medesimo me, hanno sperato, pur vedendo le cose, perché insomma io non è che sono proprio un ingenuo, vero? Non è che io credevo che chissà chi fossero questi, no? Però, come dire, una massa d'urto, sfondiamo una porta, vediamo che succede. Quindi abbiamo votato in massa. Vai a vedere, tu l'avrai visto, no? Gli esiti delle elezioni del 2018, se tu calcoli Movimento 5 Stelle, la Lega, che era la Lega anti-Unione Europea, anti-sistema, eccetera, Fratelli d'Italia, la sinistra, alla sinistra del PD, e le astensioni, tu c'hai il 70-80% del popolo italiano che ha detto a Renzi e a Letta, in particolare, e a Forza Italia, andatevene a fa... Cioè ha gridato, questa stragrande maggioranza del popolo italiano ha detto il suo no categorico, allegro, violento e speranzoso al sistema di potere che aveva governato nei 10 anni precedenti, cioè da Monti in poi. Che cacchio dovevano fare gli italiani? Poi, sai bene come andava a finire questa storia, una cosa inaudita, il mistero italiano, Noi ce ne abbiamo tanti misteri che non sono risolti, non sto scherzando, dalla morte di Moro, che Dio solo sa, no? Oggi cominciamo a capirlo un po' tutti, chi c'era dietro, no? Ok. Fino alla trasformazione OGM di Grillo. Da un momento all'altro, quello lì che nelle piazze d'Italia per anni, perché noi lo seguivamo da anni, diceva le cose che diceva, le diceva, può essere non piacere, era un comico, però diceva cose molto dure contro il sistema, contro le multinazionali, contro l'oligarchia, contro questa Unione Europea, insomma diceva cose molto, molto, molto forti. E da un giorno all'altro riceve a raccontare che Draghi è un grillino, cioè, ma che gli hanno fatto? No, io non sto scherzando, che gli hanno fatto, lo dico sul serio, cioè noi qui dobbiamo renderci conto che dal 2018, nei 2 anni successivi, sono successe in Italia delle cose che noi non conosciamo, cioè il suicidio politico di Salvini al Papete è un'altra delle cose più incomprensibili dal punto di vista politico della storia d'Italia, cioè, era al massimo del suo potere. Vice Premier, Ministro degli Interni, i sondaggi al 35%, il governo, maggioranza di approvazione che non c'era mai stata in Italia, e lui fa cascare tutto per ridare la centralità politica a Renzi, in accordo a Grillo. Ne sfugge qualcosa? Sì, oppure no? E qui lascio a voi, perché se no mi dicono che sono complottista, e io, come amo dire, speriamo che ci sia un complotto, perché se non c'è un complotto è ancora più paranoica sta storia. Cioè, se non c'è un complotto ed è tutto fatto spontaneamente dalle persone, è un manicomio serio. Io spero che ci sia un complotto, magari satanico, però un'intelligenza malefica che guida tutto, speriamolo. Perché almeno se c'è un'intelligenza malefica la possiamo contrastare in qualche modo, ma se è invece fatto volontariamente da questi è una cosa... No, non ci credo. Quindi per venire a te, sono d'accordo, però caro Sam, te devi rendere conto, e lo sai, che noi parliamo adesso dell'Italia, ma non solo dell'Italia. Guarda Podemos, che ha preso anche lui milioni di voti dicendo... Se torniamo al bipolarismo vuol dire rinunciare al cambiamento? Lo ricordi? Quando diceva noi non siamo né di sinistra né di destra, noi siamo i poveracci contro quelli che ci controllano e ci dominano, te lo ricordi? E la gente votava per questo. Dove stanno? Quindi è avvenuto nell'arco di pochissimo tempo, cioè il sistema, io lo dicevo, io feci gli incontri a Montecitorio, all'epoca, nel 2017-19,
in quel momento strano in cui fu possibile fare seminari rivoluzionari a Montecitorio, capito? 20, stanno tutti su online, col presidente della Camera presente, terza carica dello Stato, mai avvenuto nella storia d'Italia. Quindi si era aperta una finestra, si era aperta. Ma poi abbiamo visto quello che è successo. Quindi, caro Selma, noi siamo traumatizzati. Cioè, gli italiani, ma io direi gli occidentali, fanno ancora rigasse. Da una batosta, una sberla, una delusione. Io raccolgo, ma penso che ognuno di noi, un senso di frustrazione, di impotenza, di rabbia. Per cui da queste macerie, noi, io personalmente, e il movimento, e i giovani dell'indispensabile, noi stiamo tentando da 2 anni di mettere comunque un po' insieme queste voci per poter sperare, come dici giustamente, di rimettere in movimento anche un'azione politica. Ma non è facile, non è affatto facile, perché, come amo dire, i movimenti politici seri sono eventi, cioè accadono. Il Movimento 5 Stelle è accaduto, adesso può piacere o non piacere, ripeto, vedetelo fenomenologicamente. Cioè è un movimento che per una serie di questioni è riuscito, attraverso questo doppio gioco tra Casaleggio Senior e Grillo, quindi una mente molto imprenditoriale, molto tecnologica, la rete, nel momento in cui la rete stava diventando la rete, quindi ci hanno avuto un momento molto fortunato, con questa storia di questo comico un po' matto, no? Che però trascinava, convinceva, era estremista, ma era un comico. Quindi nessuno ha mai avuto paura, non c'è mai stata violenza nel Movimento 5 Stelle, se non verbale, non uno schiaffo, non c'è stata mai una violenza. Guarda che è un fatto unico nella storia dei movimenti antisistema seri. Quindi tutta una serie di cose, ma farne un altro non è che ci mettiamo a tavolino io e te, magari, tante volte a me nei tanti gruppi, no, mi chiedono, ma fai un partito politico, ma che sei scemo? A parte che ognuno deve fare quello che sa fare, ma poi non è che tu lo fai così. Quindi io credo che noi siamo in una fase preparatoria. Non dimentichiamo che è recente la restaurazione. Cioè, noi siamo in un'epoca di restaurazione mondiale, pericolosissima, che ha utilizzato la pandemia e adesso la guerra per irrigidirsi. Ma è un segno di debolezza. Sono forti, ma sono fragili, perché sono pazzi. Cioè, quello che propongono è folle. Cioè, i discorsi in cui siamo inzuppati in questi mesi di guerra sono discorsi antistorici. Cioè, a prescindere, ripeto, dall'invasione di Putin, non ne voglio entrare nel merito, ma proprio il discorso bellico comune è antistorico, capisci? Siamo ritornati ad una retorica della guerra come unica soluzione, no? Quanti armamenti, le armiamo, diamogli le armi, diamogli le... Cioè, voglio dire, a me mi sembra di essere ritornato, ma prima della Seconda Guerra Mondiale, perché dopo la Seconda Guerra Mondiale i discorsi erano già diversi, perlomeno i discorsi pubblici, no? Si aveva un po' di pudore, non si parlava più di guerra, si parlava di peacekeeping. Cioè, le operazioni erano di pace, peace enforcing. Molto tranquillamente, retorica di guerra, anche se è difensiva, ma sempre retorica di guerra. Cioè, tutti i presidenti in maniche così, i militari, esaltazione di morire per la patria. Ma che, cioè, per carità, io ho tutto il rispetto, non voglio entrare nel merito, ma mi sembra un discorso fuori tempo. Cioè, mi sembra una regressione egoico-bellica, no? È una regressione egoico-bellica. Cioè, è una regressione in una forma mentale che è morta. Ed è chiaro che è una regressione, ed è chiaro perché c'è. Cioè, questi debbono irrigidire il sistema, lo debbono militarizzare. Ormai è tutta una guerra. Il Covid, guerra contro il Covid. La guerra, ma che è una guerra? Ma che l'epidemia è una guerra? Ma quando mai? Ma perché? Lo diamo per scontato, ma è falso. La guerra richiede soldati e armi, giusto?
Un'epidemia richiede infermiere e cura. Corretto. Un altro clima, no? Dovrebbe richiedere cura, no? Gentilezza, attenzione delle ferite. È l'opposto della guerra, un'epidemia, mi verrebbe da dire. Perché guerra? Perché un generale con la piuma deve gestire la vaccinazione? Perché? Perché? Perché siamo in guerra, la logistica, ma che è la guerra? La logistica c'è la guerra. Adesso c'è la guerra del pane. Già stanno incominciando a parlare della guerra del pane. Cioè, capite l'aggressione egoico-bellica? Non è uno scherzo. Quindi, caro Sam, ci vorrà un po' di pazienza. Dobbiamo lavorare, io sono perfettamente d'accordo con te. Cioè, il sottotitolo dei nostri gruppi è Liberazione Interiore, Trasformazione del Mondo. È un movimento unico per me. Però questa trasformazione non è che possiamo forzarla più di tanto. Già lavorare in quella direzione, noi non facciamo altro, anche. Però ho l'impressione che siamo in una fase preparatoria da questo punto di vista, tenendo conto che però veniamo da una fase in cui certe cose si sono fatte. Quelli che se la pigliano con gli italiani, ma che cacchio devono fare gli italiani? Più che votare ogni volta qualcuno che gli dice che farà un cambiamento, che devono fare? Che devono fare? Dobbiamo via le piccozze? Non serve a niente prendere le piccozze. Finita l'epoca delle, diciamo, delle rivoluzioni violente, finita. Servono solo a irrobustire il sistema egoico-bellico. Sai quanto piacere gli fai? Se vai a fare un po' di casino per strada, così possono fare 10.000 telegiornali dicendo quanto sei violento, quanto sei... E fai gioco. Quindi, c'ho pazienza. Volevo proprio proseguire questo, diciamo, questa risposta che Marco Luzzi ha dato. È interessante perché secondo me se a ciascuno in questa sala chiediamo se ti identifica con la parte che sta terminando, con la parte che sta iniziando, io faccio parte dei gruppi di darsi pace, quindi dopo aver scontato tutta una serie di gruppi, e uno si identifica sicuramente con la parte che sta iniziando. Però la parte che sta finendo ha una narrazione, c'è cioè una storia, e come Marco Luzzi dice spesso, è una storia ambigua che ha cose positive e cose negative, c'è anche della positività. Allora, quelli che si identificano nel punto e a capo, in ciò che sta iniziando, in realtà non hanno una narrazione davanti a sé, hanno il baratro. Io quindi ho il timore, al di là del complottismo, Marco Luzzi l'ha detto prima in maniera chiara, che sia proprio una tendenza del singolo. Di fronte a questa identificazione del nuovo, vede il baratro davanti, c'è il narrato dietro che è ambiguo, anche positività, e torna indietro. Quindi questo vale a livello micro e a livello macro, ma nel concreto vale, a me tutte, vale per me tutte le mattine. Io vado tutte le mattine sul lavoro, con lei ne ho parlato da una volta. Non ricordo. E cerco di impiantare questa mia nuova forma mentis, e discuto spesso con Giuliana, questa mia forma mentis che vuole uscire dalle due competenze. Per il lavoro che faccio è difficilissimo, perché io faccio il consulente legale, quindi, anzi l'avvocato con chi è con il sangue dell'avversario, quindi è difficilissimo, vado lì, però poi mi riesce molto facile tornare indietro, per quando la mattina mi sia detto, le ho fatto meditazione, mi sia detto benissimo, sono felice, sono identificato, mi sento tutto uno con gli altri, poi in realtà io il risultato durante il giorno lo ottengo quando con la mentalità e poi con bella è sfatto qualcuno, porto il cadavere al cliente che lo vuole, vincitore, viva, sono soddisfatto. Dura esattamente un secondo e poi mi dico, non sto realizzando quello per il quale mi sono messo in pista stamattina. Quindi quello che io chiedo a Marco Luzzi è, quell'inaudito, quella parte che, dove adesso c'è il baratro, c'è la speranza più che il baratro, io parlo di baratro perché spesso uno lo vede come baratro e torna indietro, però lì c'è la speranza. Forse narrarla un po' di più è il momento di narrarla per convincere sempre di più le persone a non tornare indietro ma a fare passi in avanti, perché ho come il timore che anche tornare alla guerra sia stato quello, cioè di fronte a strade nuove, anche dal punto di vista politico, forse è meglio che seguiamo la strada vecchia, perché chi lascia la strada vecchia per la nuova sa cosa lascia, sa cosa trova, molto banalmente. Quindi non è anche il momento di raccontare l'inaudito che non abbiamo ancora ascoltato e di sforzarsi in questo senso, Marco Luzzi? Dunque. A proposito, faccio parte dei gruppi per darsi pace. Sì.
Cioè, l'inaudito, come dici tu, si narra giorno per giorno. Quindi non è possibile una narrazione più o meno compiuta di ciò che è in atto. Però credo che, per rispondere alla tua domanda, che è più che giusta, comprensibile, noi non dobbiamo pensare che la nuova umanità sia, come dire, qualcosa di del tutto nuovo, cioè che non abbia niente a che fare con la storia da cui viene. È errato questo, non è così. Cioè la tua nuova umanità è una transfigurazione, cellula per cellula, di quello che sei stato finora. Quindi non è che tu devi andare a cercare per Roma, no? Si dice a Roma andare a cercare Maria per Roma, sono tutte Maria all'epoca, mo, che sanno se chiamano Deni, Samantha, però quando nacque questo proverbio si chiamavano tutte Maria a Roma, o Anna. Comunque, cercare Maria per Roma, non devi andare a cercare Maria per Roma, come dire, Maria sei tu. La nuova umanità sei già tu, quindi lascia fiorire questa novità da dove sei, da quel che fai. È chiaro che se tu fai un lavoro particolarmente, chiamiamolo bellico, potrà essere un po' più complesso, ma non è impossibile. Non so se voi ricordate le domande che fanno a Giovanni Battista. Anche dei soldati vanno da Giovanni Battista e gli chiedono, e noi che dobbiamo fare? E lui risponde a tutti. Non dice a nessuno, no, tu fai il soldato, quindi niente, non c'è. Dice, no, non tormentate, non chiedete più di quello che si deve. Cioè, ognuno ha un cammino transfigurativo concreto da quello che è. Se no, rischi veramente, come dici tu, di avere davanti il baratro. Invece non c'è un baratro. La transfigurazione è un processo in atto, vedila più così, ed è un processo organico, cioè è una crescita in atto, è la crescita del tuo seme, di ciò che tu sei, che in questa fase ha bisogno, per continuare a crescere, di operare delle trasformazioni profonde. Quindi ci vuole molta fiducia nel processo, affidamento al processo. Questa è anche un'altra cosa che non ci insegna nessuno. Noi ci insegnano molto il volontarismo, ma è un'illusione. La volontà ci vuole, la buona volontà. La buona volontà è dire sia fatta la tua volontà. Questo è un gesto di volontà. Lo devi volere dire, lo devi dire. Questo vuol dire che la volontà più intelligente è quella che si accorda ad un processo più grande, che è in atto e che sei tu. Quindi non è, come dire, qualche cosa di fuori di te, di contro te. No, sei proprio tu, quello che tu nel profondo vuoi diventare e stai diventando. Allora, questa nascita è... continua, come dice René Char, no? Si nasce per nascite successive, la nascita è continua, cioè in ogni momento ti verrà detto cosa fare, cosa essere per crescere qua piuttosto che là. Il bivio è continuo, no? Il grande Henri Bergson, nella sua trattazione l'evoluzione creatrice, che è, se non sbaglio, del 28, per il quale vinse il premio Nobel per la letteratura, lui diceva la vita è così, cioè in ogni istante una biforcazione, in ogni istante è pullulare, è zampillare, la vita è sempre nascita, la vita è sempre nascita, hai capito? E quindi è chiaro che se te entri, l'ego vuole controllare, potrebbe controllare, ecco perché vuole distruggere la vita, perché la vita non la può controllare e allora preferisce distruggerla. L'uomo spirituale, la donna spirituale invece si identifica con questa vita, si identifica con questo pullulare, con questo
imprevedibile pullulare. Non ne ha paura, oppure se ne ha paura fa il nostro lavoro, no, attenua la paura e lascia essere. Lascia essere, lascia essere. E la vita sorprende, sorprende continuamente, sorprende continuamente. Sorprende continuamente, sorprende e illumina. Quindi ti fa capire, perché la vita è un'entità intelligente. Capisci? Non è nulla di automatico, non è nulla di materiale per come intendiamo noi. Io sono la vita, dice il Cristo, cioè l'io, l'io. Cioè il mistero spirituale ultimo del tuo io è la vita. Quindi non dobbiamo avere paura, dobbiamo solo ascoltare, 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 ascoltare. Ascoltare in profondità, in latino si dice ob audire, da cui obbedienza. Ma non a chissà chi o a chissà che, ma obbedienza alla tua vita. Obbedisci, ascolta quello che ti rende veramente felice, quello che sei, lascialo emergere. Questa è la nuova umanità, questo è incoercibile, questa è la rivoluzione. Questo non è sistematico, non è sistematizzabile, no? Come dice San Paolo, me sistematizzei, non sistematizzate, non sistematevi, perché è un'illusione. Noi non siamo sistemati da nessuna parte, siamo dinamici, siamo vivi. Allora il problema è, la vita è una cosa pericolosa che finisce male, oppure la vita è un processo eterno che ci benedice e ci preserva? Questo è. Se credo la prima cosa, finirò nelle braccia di Pentland, prima o poi. Se pensa lui, me lo organizza lui. Se invece credo nella seconda, abbiamo qualche speranza, ecco, diciamo. Due domande. Se cerchiamo di essere abbastanza brevi, perché tra un quarto d'ora così io chiuderei. Un quarto d'ora chiudiamo, perché sennò io crollo. Esatto. Anche perché c'è un clima terribile. Io non lo so che cosa sta per venire. Io sono anche meteoropatico, oltre ad essere neuropatico, psicopatico. Però sono anche molto meteoropatico, quindi io già da ieri sera sento strani. Quando io mi sento così, o sta a venire un cataclisma, cioè un cambiamento climatico ma importante, che mi sento strano forte, oppure sto andando al manicomio. Però ricoveratevi in una clinica al verde, perché il verde, io ho bisogno di guardare il mediante. Prego. Mi pare che Gramsci dicesse che la sovrastruttura poi fa la struttura, no? Potresti venire più avanti, perché non sì, ti sento. Dicevi, Gramsci dice che... No, se non sbaglio, che la sovrastruttura fa la struttura, no? Mm. O una cosa di questo genere. Sì. Io volevo segnalare un aspetto, no, che è stato toccato tangenzialmente, cioè l'aspetto del fatto che la tecnica non è neutrale, perché non so, c'è un mio amico che mi ha visto che leggevo Il Signore degli Anelli e mi fa: ma che ti frega di quel libro lì che parla di una mitologia che non c'entra niente rispetto alla nostra? Ho detto: ma guarda che non è tanto la mitologia, a me piace la cosa di questo discorso qui, di questo mito, perché è un aspetto mitologico, di quest'anello, che poi in realtà si capisce che l'autore voleva dire che era la tecnologia, sostanzialmente. Il potere. Esatto, il potere e la tecnologia. Ecco, quindi io volevo semplicemente segnalare questo aspetto, cioè che comunque la nostra presa di consapevolezza oggi rischia di essere rallentata da questo elemento, diciamo, che ormai è chiaro che è disturbante, di questo
immersione tecnologica totale in cui noi viviamo istante per istante. Ecco tutto qui. Grazie. Sì, no, diciamo che il tema della tecnica è molto presente, c'è anche un mio saggio di una certa importanza nel mio libro La nuova umanità. Certo, non è neutrale la tecnica, ma la tecnica, adesso per spiegare un po' il problema della tecnica avrebbe bisogno un po' di tempo, diciamo, la tecnica è l'essenza dell'uomo, cioè l'umano è un'entità tecnica, a partire dal linguaggio, che è la prima tecnologia in cui l'essere umano vive, un doppio. Quindi l'essere umano è un ente tecnico, nel senso che elabora un ambiente che fa suo, un ambiente umano, entro il quale abita. Quindi la tecnologia non nasce con le tecnologie della comunicazione. Anche qui, per poter capire meglio quello che tu dici, dovremmo capire meglio cos'è la tecnica, cioè l'essenza poetico-creativa dell'uomo. L'ente umano è tecnico. Quando utilizza il fuoco fa una tecnica. Quando inventa la ruota è un tecnico. Allora il problema è questa natura, diciamo, tecnica, che è l'essenza stessa dell'uomo, in che senso si modifica con l'andare dei secoli, con le grandi svolte tecnologiche e poi tecnocratiche, la rivoluzione industriale, la rivoluzione elettrica, la rivoluzione telematica, tutto l'Ottocento. Tutto l'Ottocento è una catena di scoperte tecnologiche fondamentali, telegrafo, telefono, fotografia, telegramma, fino al televisore, la radio, cioè non è che nasce adesso. Anche qui, per capire questa svolta che anche io ritengo, anche qui siamo a un bivio, non è, anche qui c'è una storia e un punto di rottura. Ma per capire meglio questo punto di rottura, anche qui bisogna capire meglio tutta questa storia. Heidegger dice giustamente che l'essenza della tecnica è ambigua. Cioè, qualunque discorso unilaterale sulla tecnica finisce per essere un discorso unilaterale sulla creatività umana. La creatività umana è un bene o un male? Dipende. Un martello può essere utilizzato per mettere un chiodo o per ammazzare una persona. È la stessa tecnica. Quindi io personalmente utilizzo le tecnologie telematiche più avanzate. Come dicevo, abbiamo fatto il primo canale nostro YouTube nel 2008, un anno dopo che era nato YouTube, subito. Abbiamo subito utilizzato YouTube e credo con grandi risultati spirituali. Quindi è vero che il pericolo cresce, cioè più cresce il potere tecnologico, più le possibilità disumanizzanti crescono, non c'è dubbio, ma crescono anche delle potenzialità spirituali. Il problema è che noi siamo un po' bloccati, per i motivi che dicevamo, sullo slancio spirituale, perché oggi la creatività non può che essere spirituale, e questo è difficile, molto difficile. È lo stesso discorso che vale per la questione politica. Oggi è molto difficile tradurre in atti concreti ciò che è già disponibile come progettualità teorica, capisci? Quindi io non ho mai avuto paura delle tecnologie, sono perfettamente consapevole di quello che dici, cioè che ci siano dei pericoli estremi, ma non vedo la soluzione in una illusoria, diciamo, lotta contro le tecnologie. Bisogna sapere discernere, bisogna saperle usare in modo poetico. Questo crea anche selezione. Io per esempio sono un tecnologico enorme, sempre stato, io a 20 anni ho fatto una delle prime radio private d'Italia, per dire, appena è nata la possibilità di usare questa tecnologia, che era molto divertente, no? Negli anni 76, 75, 76, voi capite,
alla prima volta in cui un gruppo di ragazzini come noi di 20 anni poteva fare la radio, essere sentito da tutti, e fu una rivoluzione, appunto, no? Subito io la feci nella radio privata, subito. E poi ho fatto la radio pubblica, poi ho fatto appunto i gruppi Darsi Pace, sono tutti fisico-telematici. Qui ci sono un sacco di praticanti che seguono online i nostri gruppi, se no non sarebbero qua. Quando li facevamo solo a Roma, io avevo dei gruppi in Lombardia, ma dovevo venire io. Quindi dipende. Io non ho il cellulare però. Quindi io per me non è che demonizzo il cellulare, per me ognuno fa quello che gli pare e fa bene a fare così. Però io il cellulare l'ho sempre percepito come una tecnologia per me invadente. Quindi io, che pure sono tecnologico, come vi ho spiegato, non ho e non ho mai avuto il cellulare. Non voglio essere geolocalizzato. Come dice un mio amico, non ha la protesi. Non ce l'ho, il che non mi impedisce di avere rapporti, credetemi, con centinaia, migliaia di persone in tutto il mondo. Uso molto la mail sul computer e mi è sufficiente, per ora. Cioè, se domani mi cambia lo scenario, io mi compro il cellulare, io non sono mai dogmatico, sono contro ogni forma di fondamentalismo. Il fondamentalismo è una regressione egoico-bellica, che nasce dalla paura, come diceva l'amico, no? Uno c'ha paura e torna indietro. No. Le retour est en avant, il ritorno è in avanti, dice René Char. Okay. Vuoi cambiare e torna all'antico. Grazie. Ciao, ciao, ciao. È in avanti, è in avanti. Altre due domande, mi sembra? Come volete. Mi chiamo Marco. Mi incuriosiva il fatto che la sensibilità si sente. Ma guarda, se vieni qui ti vedono tutti e ti sento anch'io meglio. Sento un po' più tranquillo. Dai, così mi tolgo io da un pochetto, devo capire se. Incuriosiva, per lo fresco c'è l'uscita. Incuriosiva come questo argomentare sia per me culturalmente trasversale, cioè. Gli ultimi 2 anni sono stati, diciamo, un po' movimentati per la mia esperienza e mi sono accorto che non ci fosse, quando dipano un po' il tema della criticità, dei punti di vista, non ci sia un profilo di persona che sia sensibile o no a questa criticità. Cioè, arrivo da un'esperienza, diciamo, scolastica abbondante, insomma. Però si può arrivare allo stesso, senza presunzione, alle stesse considerazioni critiche, indipendentemente dal profilo culturale e scolastico. Assolutamente. E questo però è devastante, perché, vuol dire, arriviamo da una cultura che dice più sai e più, non lo so, vediamo. Ecco, volevo capire se questa percezione è... Mi sento un po' solo in questo mondo, ogni tanto viene qua, ci fa anche un po' compagnia, non so voi che cosa ne pensiate. Però questo trasversalismo è una condizione che trovo sempre più di frequente. Stamattina, correndo con un amico, ho sentito molte cose che richiedevano, pur non avendo una cultura per niente classica, no? E mi chiedevo se c'è tema su questo. Sì, sì, certo che c'è, sono perfettamente d'accordo con te e te lo direi così. Noi siamo tutti generazioni apocalittiche, a mio parere, nel senso che ho spiegato. E quindi lo sappiamo, lo sentiamo, capisci? Noi abbiamo il movimento giovanile indispensabile, ci abbiamo, grazie a Dio, un grande, attualmente da alcuni anni, un ricambio generazionale. Ma io incontro delle persone, anche giovani, molto sedicenni, diciottenni, che magari ne beccano su YouTube perché vedono, che ne so, la conferenza su Herman Hesse. Queste cose le sanno, cioè ce l'hanno incarnate. Sono apocalittici de natura. Però non è per tutti. Ah, aspetta, c'hai ragione. Sono due momenti. Il primo momento è, come dire, incarnazionistico, cioè anche perché queste generazioni
poi crescono in un clima apocalittico. Cioè, alle elementari la prima cosa che gli insegnano è che c'è il cambiamento climatico, che stiamo per tutti, per se ci friggiamo, no? Tra un po' ci bolliscono nel Mediterraneo. E questo ti dicono, fanno fare le ricerche a 5 anni, a 7 anni, quindi sono apocalittici. No, poi vedono il telegiornale, c'è la guerra, bomba atomica, no, già io ero apocalittico, già le nostre erano apocalittiche. Io mi ricordo perfettamente il 1962, cioè avevo 6-7 anni, mi ricordo benissimo la scena, mio padre sulla poltrona che leggeva il giornale, che c'aveva un titolo enorme, terza guerra mondiale, poi moriremo tutti, a bomba atomica, e c'era la crisi di Cuba, no? Quindi io me lo ricordo, me lo ricordo chiaro, a 6-7 anni la comunicazione potrebbe finire il mondo. Quindi queste generazioni hanno, come dire, un istinto apocalittico, anche perché poi crescono e si trovano in un mondo de merda. L'ho detto. Non mi accusate, lo so, c'ho una brutta ombra, c'ho un brutto carattere. Ok, capito? Vanno a scuola e trovano una deficienza, spesso una depressività, vanno all'università, non ne parliamo. Cercano un lavoro che viene a calci, precariato. Ma sai quanti ne conosco? Io laureati, bilaureati, che fanno lavori di qualunque, per sopravvivere, e vuoi che non abbiano, come dire, la percezione che un mondo sta finendo, un mondo che li ha traditi, ceti intellettuali che li hanno traditi, scrittori, filosofi, traditori del popolo, che hanno fatto la loro vita per fare la carrierina sul Red Carpet, come cacchio si chiama, e fanno le passerelle, capito, con i libretti. Mentre i ragazzi muoiono di fame di parola, come diceva Simone Weil. Quindi sono apocalittici, sono depressi, sono incazzati e non lo sanno, sono quello che Max Fischer chiama l'impotenza riflessiva, che produce depressione, è una generazione, quelli più vengono fuori sono depressi, noi ci mettiamo anni a rianimarli, poi diventano bombe atomiche però, capito? Uno, due, hai ragione, questo non basta, non è mai bastata, come dire, l'istintività, ci vuole la riflessione, tutto questo ha bisogno di una cultura, ha bisogno di diventare linguaggio comune, lo dice Hegel, no? La filosofia arriva alla fine come autoriflessione della storia, comprensione. Non la trovano, nemmeno questa, appunto. Chi sono gli intellettuali che questo mondo offre loro da leggere? Ne vogliamo parlare? Non posso fare nomi qui perché sennò mi gioco quell'ultimo girone di purgatorio che è rimasto e vado diretto in inferno. Ma dico, prendete i 100 nomi degli scrittori, degli intellettuali che hanno fatto, diciamo, carriera negli ultimi 30 anni e me capite. Io non ho eccezioni, poi se ce l'avete voi me lo dite. Collaborazionisti. Chi ha gridato in questi 30 anni, 40 anni, da quando è morto Pasolini, poveraccio? Chi ha gridato? Chi ha denunciato con rigore, con lucidità, mettendo in gioco la propria carriera, mettendo in gioco la propria faccia, rinunciando ai contratti editoriali, sul serio, dicendo quello che andava detto, facendo quello che un intellettuale deve fare, cioè denunciare criticamente, senza mezzi termini. No, io non ne vedo molti, purtroppo. E allora sti ragazzi poi vanno in libreria, che trovano? Cataste di merda, fai due. Purtroppo, devo pure parlare chiaro, è così. Cataste di merda, tre.
no? Degli ultimi giornalucoli, giornalistucoli con il loro libretto che arrivano sempre nelle trasmissioni e queste trasmissioni ci bombardano con questi libretti insulsi fin quando tu te lo compri, perché anche tu c'hai la mente alveare, quindi sei condizionato. Io no, nein, danke, ma io sono uno strano. E a 20 anni ho capito che dovevo leggere solo libri che avessero almeno 300-400 anni per un po' di tempo, per pulirmi l'anima. E mi sono letto la Teodicea di Leibniz. Ah, che respiro, finalmente un uomo normale. Questa banda di cialtroni cosiddetti filosofi, che io chiamo misosofi, perché odiano la sapienza, la ignorano, la mistificano, la insultano. Specialmente dicendo che non esiste. Capito? E allora sti poveracci che devono fare? Vanno in libreria, vanno a cercare e giustamente se leggono Rimbaud, meno male. Ancora c'è qualcosa nella storia. Ecco perché abbiamo creato anche una collana dei libri. Piccole nicchie. Quindi dobbiamo parlare a queste nuove generazioni. Perciò abbiamo creato il movimento L'Indispensabile, che il nome è un programma. L'Indispensabile. Ultimamente io sono andato a parlare in un liceo a Roma, ho parlato a un liceo qui di Brescia, molto bello. Questi ragazzi sono pronti, sono tutte generazioni apocalittiche pronte, hanno bisogno di avere degli strumenti. Non è che è colpa dei professori, io non ho colpa. I professori, poverini, che possono fare? A loro volta trasmettono la cultura che hanno ricevuto, che devono fare? E quindi è una cosa depressiva. Sono depressi, tranne eccezioni, rarissime. Sono depressi, anche i professori sono depressi, pagati male, socialmente non riconosciuti, no? Post-marxisti, avevano magari qualche speranza, e sono morte le speranze, e sono passati dal mitra a Antella, no? Come Nanni Moretti ci ha insegnato negli anni 70, lo ricordate l'autarchico, e c'è Bombo, cioè Veltroni, capito, per non far nomi, cioè quelli che non erano comunisti, cioè, il mio ideale era Kennedy, hai capito? Vabbè. Capito, cioè da qua veniamo, e perciò è un tempo apocalittico finale, però è anche inaugurale. Io lo dico, noi dobbiamo creare come una nuova ascendenza. Io l'ho fatto nella mia vita, cioè come un filone di padri, di avi culturali, spirituali, da cui discendiamo, perché come diceva Franco Fortini, solo se tu crei, riconosci un'ascendenza potrai creare una discendenza. Cioè, bisogna capire che noi siamo l'anello di un'altra catena, cioè, ci sono altre catene oltre quelle che ci fanno vedere e ci vogliono convincere che sono le uniche. Non è così. Dobbiamo costruire una tradizione spirituale e culturale che già c'è, cioè riconoscerla e proseguirla. Questo è un lavoro immenso, è un lavoro immenso. Rifkin, no, quel grande sociologo americano, dice che il compito che ha l'umanità oggi davanti a sé è ciclopico. Ma non ce lo siamo scelto noi. Quello che io voglio dirvi però, ragazzi, stamattina all'1:40 è che è alla nostra portata. Siamo perfettamente in grado di, diciamo, assolvere a questo compito. Non è affatto superiore alle nostre forze. Non fatevi ingannare da questi cialtroni collaborazionisti che continuano a dire agli umani che sono niente. Come se gli umani già non lo sapessero. Che ci vuole a dire agli umani non c'è senso, moriremo tutti? Ma che ci vuole? Che questa è la cultura? Ma da quando una filosofia che dice che non c'è senso? Ma questo è il senso comune, quello che ogni uomo sa quando si alza la mattina, che c'è già tre ore. La vita non ha alcun senso, questo non c'è alcun dubbio. Da qua inizia la ricerca, no? Quindi un pensatore dovrebbe essere uno che dedica tutta la sua vita a questa risposta, che è una terapia, no? Per dare agli umani invece vita.
Però che cacchio fai? Che cacchio studi? Ma sparati, tranquillo, come Majakovskij. Metti un punto di un colpo di pistola alla tua vita. È un atto serio. Cioè i poeti, quelli seri, quando sono arrivati a questo, se sono peccati quasi tutti i miei maestri. No, ma io sta cosa l'ho capita a 20 anni e siccome non volevo finire così, ho intrapreso determinate strade di cui parliamo nei nostri gruppi. Però anche qui non è un caso. Non è un caso che quasi la maggioranza dei più grandi poeti si sono o impiccati o sparati o sono diventati matti. Ci sarà un motivo? Noi cerchiamo di spiegarlo. Io ci ho scritto un libro che io considero molto importante, L'insurrezione della nuova umanità, in cui cerco di attraversare queste grandi vicende proprio per non finire così, per capire perché questi grandi visionari, Hölderlin diventa pazzo, Nietzsche diventa pazzo, Majakovskij si spara, Jesenin si impicca, Laksvetajeva si impicca, Campana finisce al manicomio, Trakl si spara, Celan si butta nella Senna. Ne volete ancora? Non va bene! Però dobbiamo capire perché, capisci? E io credo che abbiamo delle categorie, le abbiamo dette. Cioè c'è un finire e c'è un iniziare. Allora tu devi capire che puoi morire iniziaticamente. Non c'è bisogno che ti spari. Puoi morire anche ora alla tua illusione. E puoi sperimentare anche ora che c'è altro. Quindi si chiama morte iniziatica o, come dice ancora Heidegger, la decisione anticipatrice della morte. Che dice Heidegger giustamente ti apre al più autentico. Quindi queste sono le dinamiche. I tempi di realizzazione, ragazzi miei, io non li conosco e alla fine non mi interessano. Tanto la nostra vita è breve da un punto di vista biologico, anche se campassimo 200 anni, sempre breve. Quindi è chiaro che o questo processo di cui stiamo parlando, che è sicuramente trascendente la mia vita biologica, no? Ha un senso che mi riguarda, quindi io adesso faccio il mio, come dire, no? Collaboro a questo processo perché mi riguarda. Cioè non è che io finisco di parteciparne con il decesso, mi capite? Cioè io continuo a partecipare al processo anche se muoio biologicamente, se no che me frega a me? Non mi dite l'umanità, non conosco, non è ricevuta, l'Ottocento per me è finito, no? Lavoro per il progresso dell'umanità, che me frega, ma che è? Ma poi se questo progresso comunque va nel nulla, che me frega? No? Lavoro per il progresso di una nullità? Lavoro per il progresso di una cosa che non è niente? E a che cacchio ne frega? Allora c'ha ragione Lorenzo De Medici, come bella giovinezza che si fugge tuttavia, chi vuole essere lieto sia del domani, non c'è certezza. Quindi come dici, magna bevi, arrivi a Roma, no? Fa un po' quello che ci piace fa a tutti, e basta, poi deve andare a Capo Santo, felice. Felice. Quindi o lavorare a questo che abbiamo detto mi riguarda in eterno, sia chiaro, oppure è tutto perduto. Io non vedo un'altra possibilità. Cioè, ecco, anche qui siamo a un bivio. Cioè, faremo adesso il 4 di giugno questa festa evento dell'indispensabile a Roma, anzi venite tutti a Roma che vi divertite. Facciamo pure da magnà gratuito, no, che a Roma diamo pure da magnà, le fanno pure una bisbocciata gratis. Si chiama è indispensabile tornare a sperare. Capite che è un tema serio questo, che vuol dire sperare? Cioè, qual è la vera, è la, una delle tre domande che si pone Kant, no? Non arrendersi. Non arrendersi è poco, mi direbbe da dire, cioè, bisogna capisse. Cioè, non disperarsi,
la certezza assoluta di granitica di un senso sostanziale che ci mette. Questo è la speranza. Oggi secondo me sotto questo è disperazione. Sotto questo, e questo lo dice Kant, ripeto, cioè è una delle tre domande fondamentali dell'essere umano, no? Che cosa posso seriamente sperare? E questo ci si ripropone oggi. Cioè, oggi noi, secondo me, se andiamo fino in fondo, generazioni apocalittiche, ci possiamo dire con chiarezza che sotto la speranza di una saldezza eterna della mia vita, che mi pare tutta cenere a me, che posso sperare? Che cada il governo Draghi? Ok, non c'è dubbio. Ci sono speranze, come di gradato, anche graduate, uno può. Adesso io posso sperare di non perdere il treno, per carità, legittimo, è legittimo, però capite, una cosa su cui fondare la mia esistenza è un'esistenza pericolosa, che diventa sempre più pericolosa, spericolata, difficile. Devo avere qualcosa di saldo che mi regga. E questo potrebbe essere il tema di un altro incontro. Credo che possiamo concludere. Grazie ragazzi. Non fatevi tristire, vi prego, non fatevi tristire.